parte di un progetto. Sarebbe solo nichilismo. So che merito di meglio. Io sicuramente esisto. Io boicotto e manifesto. Oggi sono un attivismo. Sono un padre, fautore, Lumière, la ragione. Tocco l'universo e sento la complessità. Oggi sono in grado di capirla e ammettere che l'ordine può nascere dal caso. È il primo passo e riportiamo al centro l'uomo. Non predestinati ma imperfetti, frutti degli eventi e chimici innamoramenti. Gli aghi che si nascondono in un uomo di paglia si trovano meglio se lo bruci con la torcia. Il fuoco di vampa mi bagna la faccia e voi mi insegnate la luce e speranza. E anche ragione è fatta di scienza e non vivo più senza. Ed eccoci qua, i comandi violenti della Bibbia ci sono o ci sono solo regole di matrice medica? Morte Bianca nel suo video a un certo punto sembra propendere per la matrice medica, ma a quel punto di che tipo di medicina si tratta? La medicina degli squartatori? Ciao a tutti, so quanto sono il vostro Faber Lumière, eccoci al Lume della Ragione Show, appuntamento settimanale in onda tutte le domeniche alle 4, dove cerchiamo la verità a partire dalle evidenze per fare chiarezza in un mare di confusione. Episodio 187. Come sempre, se il video vi interessa ricordate di lasciare un like, condividerlo, venirmelo a dire nei commenti o sul server Discord linkato in descrizione, e ricordatevi di quel simbolino lì, illuminismo3.0.eu, il sito dove trovate tutti i miei contenuti, quelli di Padre Cain, quelli di Juan Goldberg e quelli di Conky Lai più quelli di Günther Feuer, insieme a un bel po' di contenuti esclusivi che pubblichiamo soltanto lì. Ok, e qui con me, come potete vedere, oggi non sono da solo, torna con noi il pastore liberale protestante, è questo il titolo corretto? Possiamo usare quello, sì. Ok, comunque prego, presentati. Sì, se diciamo lì sono più che altro in veste anche di la mia formazione di biblista, quindi potrebbe essere di aiuto per la questione. Quindi è più o meno per quello. Poi è vero, la mia attività pastorale, di pastore liberale, come ne abbiamo parlato la volta scorsa. Va sì. Bene, perfetto. Ok, spero che per una volta non ci siano stati problemi di audio, perché non me li stanno segnalando. Italian Observer parte con una domanda. Violenza di matrice medica, lo sterminio dei popoli canonei era un'operazione chirurgica su larga scala finita male? Esatto. La medicina dell'epoca, devi capire. Ok, a questo punto direi partiamo. Come promesso, non ci perdiamo del video di Morte Bianca neanche un secondo, quindi come potete vedere dalla live scorsa, che sta ancora sul mio canale, noi arrivammo fino al minuto 3 e 3 secondi e proprio da lì riprendiamo. Specificamente qui eravamo arrivati prima a spezzoni poetici sparsi anche in libri non poetici, ovviamente, e adesso continuiamo da quello, ovviamente, ma per sicurezza io ritorno indietro di 5 secondi, così che non si sa mai. Tengono libri come i Salmi, ma trovate spezzoni poetici anche sparsi in libri non poetici, ovviamente. Questi libri non vanno presi alla lettera, perché non vogliono neanche essere presi alla lettera. Vogliono trasmettere un senso spirituale, profondo. Scusami? Puoi già far stop se vuoi, perché è già una gran cazzata quella che ha sparato, quindi non so se... Ok, cominciamo. Cioè... Perché il problema appunto è metodologico, cosa vuol dire già prendere alla lettera il testo e cosa vuol dire che non vogliono farsi prendere alla lettera.
sono testi che quando sono stati scritti volevano dire qualcosa e quindi volevano essere presi alla lettera quando sono stati scritti, tranne che per quelle parti che appunto usano la metafora, l'analogia oppure la poesia. Cioè non puoi prendere, come, cosa vuol dire prendere alla lettera, che ne so, il sabato del villaggio? Vuol dire che, cioè, quindi in qualche modo è... Ha ragione che ci sono parti della Bibbia che effettivamente, essendo parti poetiche o parti liturgiche o cose così, sono effettivamente da prendere per quello che portano, cioè metafore, analogie, cose così, però alcune parti vogliono essere prese sul serio, cioè a un certo punto si è presentato la volontà del Dio nazionale di ammazzare un po' di gente, beh, quella era la volontà del Dio nazionale, quindi... Penso che volessero essere presi alla lettera, cioè... Ecco, su questo mi viene in mente... l'esempio che hanno fatto dei creazionisti direttamente, che si stavano lamentando dei terrapiattisti, in quanto secondo loro i terrapiattisti non erano abbastanza, come posso dire, aderenti a una lettura sufficientemente complessa della Bibbia, detto dai creazionisti che i sei giorni li prendono alla lettera, i sei giorni di Genesi, i quali dicevano: ok, ma non è che quando Gesù dice di essere la porta intende dire che c'ha una maniglia e dei cardini? Ecco, se Sì. vogliamo dire lettura alla lettera significa che uno legge Gesù che dice io sono la porta e si deve immaginare un Gesù con una maniglia e dei cardini, siamo d'accordo che quella parte non vuole essere presa alla lettera. Però... Certo, è logico. E poi secondo me c'è una grande confusione comunque in ambito, già anche teologico purtroppo, anche in ambito che si vorrebbe serio, in cui si confonde quello che è l'approccio, che per essere critico deve essere per forza letterale, cioè dobbiamo prendere sul serio quello che è scritto e capire quello che gli autori volevano trasmettere come messaggio. Quindi è importante leggerli in maniera letterale. Chiaramente con ogni poi ordine, per l'appunto l'esempio di Gesù e della porta, è chiaro che lì è una metafora. Ma anche per esempio sulla questione del pane, quando dice questo è il mio corpo, cioè vuol dire non è che il pane fosse, quindi anche lì è da prendere come una metafora, però beh, lì è un altro discorso. Lì un cattolico già ti direbbe no, lì stava sicuramente parlando alla lettera e c'è un miracolo che succede ogni domenica in chiesa in cui il pane diventa ancora oggi il sangue, il corpo di Gesù Cristo e non sei cattolico se non credi questa cosa. Effettivamente, ma lì siamo appunto al dogmatismo più stupido, perché a questo punto io potrei prendere effettivamente io sono la porta e quindi effettivamente immaginare Gesù andare via con una maniglia e il cardine. Ecco, quindi siamo poi in questi livelli qui. E poi c'è l'altro approccio, appunto, è lì che fa confusione. Quindi prendere le cose, diciamo, seguire la lettera di quello che dice la Bibbia è una maniera che critica di leggerla. Mentre il problema è quando si diventa, io uso una parola per distinguere, che è quello di letteralismo, cioè che a un certo punto la posizione teologica aderisce completamente in maniera critica a quello che è a quella che è la lettera della Bibbia. Per cui, per esempio, i 6 giorni di creazione, è chiaro che quando sei letteralista, tu pensi che veramente Dio ha creato il mondo in 6 giorni. Mentre effettivamente, se tu lo leggi alla lettera, il testo ti dice che Dio l'ha creato in 6 giorni, cioè è chiaro. Però poi, quando sai che è un mito, che è una maniera dell'epoca di spiegare un po' le cose, e anche volentieri con un discorso abbastanza usando immagini, ci sta anche di interpretarlo così, però non puoi prenderlo teologicamente alla lettera, è questo che è la grande confusione che si fa delle volte. E questo è usato, questa confusione, proprio anche in posizioni che io, ascoltando Morte Bianca, ha delle posizioni che potrebbero essere classificate come progressiste per alcuni elementi. Però è lì il problema dell'aporia del progressismo teologico, che a un certo punto, con la scusa che non si prende la Bibbia alla lettera, te la travisano completamente.
e ti edulcorano appunto tutte le parti problematiche del testo che vogliono essere prese alla lettera praticamente. E poi tu però da quel fatto lì è la risposta della persona che poi dipende. Chi, il lettore della Bibbia che sta leggendo queste parti qui deve poi interrogarsi, dire ok, che cosa vuole dire questo testo? È una cazzata oppure una cosa che può essere anche interessante? Ed è lì che poi inizia ecco, lì io da non pastore dico... qualsiasi discorso su, come posso dire, sull'interpretazione deve necessariamente seguire il metodo storico-critico per ricostruire il significato che avevano in testa quelli che lo scrissero e poi dopo ci si può discutere sopra, sotto tutti gli altri profili. Certo. Ma prima dobbiamo ricostruire cosa credevano quelli che il testo l'hanno prodotto. Esatto. Sì, no, chiaramente, questo è logico, cioè non si dovrebbe fare altrimenti, però purtroppo abbiamo la prova col video qui, si fa altrimenti. Ecco, andiamo a vedere dove vuole andare a parare, quindi con questo approccio lamentandosi del non vogliono neanche essere presi alla lettera, ritorno indietro di un altro 5 secondi così risentiamo il periodo in una maniera più completa. Non vogliono neanche essere presi alla lettera. Vogliono trasmettere un senso spirituale, profondo e complesso, usando metafore comprensibili e che fanno passare grandi emozioni. Ora, la cosa che qui mi urta è... queste metafore... La metafora non è che uno può semplicemente decidere che un intero capitolo è metaforico o allegorico. Ci sono dei metodi di analisi che bisogna usare per dimostrare che un qualcosa è metaforico. Nel caso, per esempio, di Gesù che dice io sono la porta, lì è evidente che c'è una metafora all'interno di un discorso. Perché? Perché lì il contesto ti indica che Gesù non sta dando una descrizione fisica di se stesso, ma sta facendo una descrizione dal punto di vista più spirituale. E a quel punto diventa evidente che il termine porta in quella frase è una metafora. Ma quando invece stiamo parlando di cose come per esempio interi libri dell'Antico Testamento che ti si presentano come storici o ti si presentano come normativi in maniera esplicita, interpretare l'intero evento come metaforico, quello è delirante. No. Sì, concordo come appunto detto, sì. È chiaro, cioè è un escamotage che è usato purtroppo spesso perché fanno passare certi messaggi per una spiritualizzazione di alcune cose, mentre sono di fatto leggi, comandi o appunto trasmissioni di volontà del Dio nazionale su alcuni punti che appunto l'elite, comunque l'autorità, voleva far passare come modus vivendi in qualche maniera, capito? Poi un'altra aggiunta che mi pare che è quello che ho fatto proprio alla fine dell'ultimo video. Non è che la metafora poi, vabbè, è una metafora e la ignoriamo. No, la metafora, una volta che abbiamo deciso che qualcosa è metaforico, certo, bisogna capire quella metafora che cosa sta comunicando. Se decidiamo che, per esempio, l'ordine di compiere un genocidio è iperbolico, uh-huh, facciamo finta che lo vogliamo leggere come iperbolico, comunque si sta ordinando un massacro. Sì. Sì, no, e poi non tiene. Cioè, adesso distinguiamo questo dal fatto i massacri sono avvenuti oppure no, questo non è il problema. Il problema è che per coloro che scrivevano questo, l'idea era si massacrano, cioè no, noi massacriamo quelli che ci disturbano per diversi motivi, per cui gli ordini sono chiari. Addirittura il re Saul è stato destituito, diciamo, dal trono nella mente di Dio, proprio perché aveva disobbedito all'ordine di uccidere, non ricordo più in quale città era, donne, bambini, animali, cioè fare tutto il votare completamente all'interdetto una città. Per cui Saul perde la dignità, diciamo, regale agli occhi di Dio perché non aveva obbedito a questo. E lì la possiamo girare come vogliamo, di metafore non ce ne sono, di cose iperboliche non ce ne sono. Al massimo possiamo parlare, sì, di esagerazioni dal punto di vista della plausibilità storica,
però erano esagerazioni volute, cioè in senso che volevano dire, se seguiamo la teoria dell'imperialismo del re Giosia, per esempio, che voleva costruire il grande Israele, beh, l'idea era quella di dire l'hanno già fatto prima, quindi io sono legittimato a farlo adesso. Ed era questa la funzione di fatto di libri come quello di Giosuè o di altri, o dei libri di alcune parti appunto dei libri dei re, era di legittimare un'azione politica compiuta presumibilmente all'epoca di Giosia. Quindi siamo al VII secolo, sì, avanti Cristo. Ecco. Quindi comunque anche in quelle storie, seppure uno le volesse vedere come pura propaganda fatta a scopo politico, piena di esagerazioni, il messaggio però alla fine qual è il messaggio centrale? Il messaggio centrale è un'apologia della violenza, certo. È una giustificazione di azioni militari fatte a scopo di conquista. Certo. E che tra l'altro non è nulla di strano per l'epoca, voglio dire. Tra l'altro, sì. Anche, sì. In qualche maniera. Sì. Okay. Però questa è una cosa tipica, che mi fa pensare anche al che è veramente tipico della teologia, di cercare di incardinare le cose un po' come, cioè, di pensare alle cose in generale e poi sforzare la realtà sul testo. L'esempio del Cantico dei Cantici, non so se conoscete un po' la storia dell'interpretazione del Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici aveva sempre portato un po' di problemi, che sono dei poemi erotici, e di fatto poneva molti problemi a coloro che volevano conservarlo nel canone. E quindi sono trovate, ma sì, è una metafora dell'amore tra Dio e la Chiesa. Però no, il testo non è una metafora né dell'amore tra Dio e la Chiesa, né tra Dio e il popolo, sono dei poemi erotici, punto e basta. E però si è cercato in qualche maniera di sempre sforzare un po' la realtà, e, anche perché appunto non è che... sì. Così, che peccato da parte, perché tutta la sessuofobia della Chiesa avrebbe potuto trovare un'altra, sì, forse un'altra storia se avessimo preso sul serio il Cantico dei Cantici. Invece no, hanno dovuto edulcorare completamente il porno che c'è nel loro testo sacro. Sì, che poi tra l'altro spiega forse anche i comportamenti un po' devianti su questo punto in cui... Ok, a questo punto direi stiamo tenendo una media, sì, di meno di un minuto al secondo, no scusate, più di un minuto al secondo, direi riprendiamo con... Vai. La terza categoria sono i libri con cui il popolo ebraico fornisce tutta una serie di regole legate alla purificazione. Queste regole, apparentemente di matrice esclusivamente morale, sono in realtà spesso, non sempre, ma quasi sempre, di matrice medica. Un sacco di queste norme, soprattutto in libri come il Levitico, hanno una radice di natura sanitaria. Se ci fate caso, questi libri... Ed eccoci qua, alla balla della matrice medica, natura sanitaria. Ora, prima di tutto, va ricordato che se per pura ipotesi fosse... una istruzione di effettiva natura sanitaria, allora questa roba andrebbe semplicemente presa e cestinata, perché la medicina israelitica, come posso dire, oggi è arretrata. Oggi capiamo che non è il caso di schizzicchiare sangue di piccione sui lebbrosi, cosa che letteralmente, cioè, dopo la vediamo in un altro in un punto del Levitico. Invece di fare quello, ci sarebbe il caso di spiegare, per esempio, invece la teoria dei germi. Il problema è che quella roba non viene cestinata, perché non sono regole sanitarie, sono proprio regole spirituali, morali e rituali. E aggiungo, non c'è semplicemente l'eccezione è che ci sia qualcosa che se vagamente può essere legato a una malattia. La norma lì dentro piuttosto è roba economica, rituale, culturale, tabù vari, tutto giustificato da bassa superstizione e niente più. Ora, certo, per chiarire come sia questa roba, direi che è il caso di fare una carrettata di Levitico.
Adesso, come tra virgolette punto di riferimento, io ho usato una cosa facilissima da trovare online: 76 cose vietate nel Levitico e le loro penalità. Quindi, senza neanche voler fare questa grandissima ricerca, mi sono attenuto a una delle primissime cose che ho trovato online, un post su un blog del 2016 che non fa nient'altro che collezionare citazioni. Quindi livello di difficoltà di trovare queste informazioni, una googolata pure veloce. Però questa roba, Mortebianca dice che gliel'ha revisionata completamente l'oscuro teologo, che a quanto pare non è capace nemmeno di arrivare a questo livello, quindi. Sì, no, è problematico veramente. Allora. Sì, perché anche per esempio sul fatto, ma no, non anticipo, che poi Mortebianca parla appunto di toccare gli animali morti o cose così, però lì abbiamo anche effettivamente l'idea di pelle conciata anche, quindi che non c'entra niente con il problema dei cadaveri o quindi, cioè, è chiaro che su quasi niente tiene l'idea che siano regole sanitarie. Tra l'altro c'è la lista degli animali che puoi toccare da morti e gli animali che non puoi toccare da morti, e non è che c'hanno queste differenze tra l'uno e l'altro Esatto. biologicamente parlando, ma ci arriveremo con calma dopo. Adesso voglio partire da Levitico 29 per un bel esempio di roba che non c'entra proprio niente con la sanità. Tra l'altro, per contesto, obbligatoriamente. È una Bibbia cattolica. Non è la nuova Diodati, non è la nuova Riveduta. È una CEI. Ed è una CEI della ultimissima traduzione, il top di gamma. Giusto per chiarire che la traduzione non è fatta da protestanti, non è fatta da atei, come nel delirio di Mortebianca che abbiamo sentito nello scorso episodio su questa video di Mortebianca. No, è fatta direttamente dalla Chiesa Cattolica, quella che stiamo andando a guardare, e a fianco ci abbiamo quella interconfessionale, che è più seria, perché la CEI non è il top di gamma, è la scartina. Ok, contesto. Comincia tutto con il Signore parlò Mosè e disse, quindi non è una cosa di cultura generale degli ebrei, non stiamo con Mosè che dice cose, qui il soggetto che dà gli ordini è direttamente Dio, il quale dice Mosè di dire agli israeliti, quindi c'è proprio la catena di questo è un comando divino, punto. E che cosa troviamo qui dentro? Troviamo a un certo punto questo simpatico comando al punto 9, eccolo qua. Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte. Ha maledetto suo padre o sua madre, il suo sangue ricadrà su di lui. Cos'ha di sanitario questo? Dove sta la matrice medica? Dirà qualcuno, ma magari potrebbe essere, non lo so, una metafora. E va bene, allora ce ne andiamo a vedere i commentari, perché l'interpretazione non la voglio fare da me. Ci abbiamo qui il JPS Torah Commentary Leviticus. Questo è un commentario ebraico, quindi da gente che presumibilmente l'ebraico lo legge madrelingua. Andiamo specificamente a vedere cosa dicono su questi versi qui. E qui troviamo proprio il verso 9, se qualcuno insulta suo padre o sua madre. Qui non c'è maledice, c'è insulta, semplicemente. Qui chiarisce che in ebraico dam sangue e il plurale damin spesso connotano la pena di morte. Nel Deuteronomio un caso che coinvolge l'omicidio è riferito semplicemente come dam. Quindi qui chiariscono che si tratta proprio di ammazzare questo figlio che maledice i genitori, insulta qui soltanto, neanche maledice i genitori. Nella interconfessionale pure troviamo, se uno maledice suo padre e sua madre deve essere messo a morte, egli è il solo responsabile della sua morte perché ha maledetto i suoi genitori. Esatto, sì.
Non è una metafora, non è una questione di salute, anche perché, voglio dire, i genitori sicuramente non ci guadagnano in salute a vedere morire il figlio. Il figlio viene messo a morte, e di che salute ti vuoi preoccupare? Sì, tra l'altro c'è anche la parola motto che vuol dire morte, cioè no, veramente la morte è morte, cioè non c'è niente di né metaforico né iperbolico né no. È chiaro. Tra l'altro ci abbiamo in chat Padre Kain che dice: se però fai una live di 2 ore, che, come fa poi a tagliare nei punti giusti per far sembrare che non dici cose che poi in realtà dici? Non vale così, no, al massimo gli è più facile perché c'è più materiale che può non mettere nel suo video, certo. Comunque salutoni a Kain. Ok, andiamo avanti ancora con un altro esempio di cose che qualcuno mi dovrebbe provare a spiegare dove caspito starebbe la natura sanitaria. Anche qui il Signore parlò a Mosè sul Monte Sinai e disse: parla agli israeliti dicendo loro, quindi di nuovo contesto, ordini divini per gli israeliti, completamente validi, completamente esecutivi. Ok. E specificamente voglio portare l'attenzione su 25 e 23, dove leggiamo: le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. Perciò tutta la terra che avrete in possesso concederete il diritto di riscatto per i terreni. Questa sarebbe natura sanitaria. Ma che mi stai, coglione? Natura sanitaria, si parla di terre, come si vendono, come non si vendono. Sì. Anche nella traduzione interconfessionale, un terreno non potrà essere venduto in modo definitivo perché la terra appartiene a me, Signore, voi sarete come stranieri o immigrati che abitano nel mio paese, per questo tutto il paese sì. Che io vi darò, vi fisserò le norme che permettono di riscattare una proprietà. Sì. Comunque quello che è veramente strano è che effettivamente la maggioranza delle leggi, sia del Levitico che i Numeri in altri, no, veramente non corrisponde per nulla a aspetti sanitari. Che io ricordi, non c'è praticamente nulla che vuole essere sanitario. Poi che ci siano magari ricadute sanitarie su alcune cose, come la circoncisione, per esempio, o altre cose, quello sì, però francamente, effettivamente, come dimostri bene, si parla di proprietà, di come fare, di leggi effettivamente rituali che cadono sull'idea di più superstiziosa, su quello che è puro o impuro, che quindi non riesco a capire veramente perché ha tirato fuori questa storia del... Cioè, sì, capisco perché, però diciamo... Anche andando sul GPS Tora, poi vediamo, ma... Verso 23, ma la terra non deve essere venduta oltre il riscatto. Il testo ritorna al suo soggetto principale, lo stato della ahuzza della terra è inalienabile. L'ebraico litzenitut non significa in perpetuità, noi sappiamo il suo preciso significato dall'accadico contratto scoperto a Ugarit. In questi documenti il termine descrittivo tsamit o tsamat significa finalmente ceduta. Questo termine stabilisce che la vendita registrata è finale e che la proprietà venduta è irrecuperabile. Una clausola spesso leggeva Samit Adi Dariti, finalmente ceduta per tutte le generazioni. La vendita è permanente perché è finale e conclusa al prezzo pieno. Questa clausola corrisponde alla formula che compare nel verso 30 del nostro capitolo. Questa formula ha a che fare con le vendite di strutture urbane, che era finale e non redenta in un anno, insomma non era un affitto. Non so leggere questa parte in presumo ebraico, letteralmente finalmente ceduta a colui che la
acquista o per le sue generazioni. Il nostro verso dice che le vendite di Auzà terra non sono di quello status, non sono l'itsemitut. Quindi anche qui abbiamo una cosa che letteralmente sta parlando di terre e come la si deve vendere. Sì, che di fatto è logico, visto che sono leggi che servivano per la gestione comune, comunitaria degli israeliti nel momento in cui gestivano la loro terra. E abbiamo appunto, come ricordano qui, l'acadico delle tavolette trovate ad Ugarit, che sono servite moltissimo per capire il funzionamento coevo, diciamo, delle cittadine cananee che funzionavano in questa maniera, sia a Ugarit che nelle cittadine cananee, che poi gli ebrei hanno ripreso e codificato, diciamo, nei loro scritti, che erano scritti di tipo legislativo, quindi. A proposito, passo a una visione più ingrandita così possono leggere meglio il testo da casa. Ok, a questo punto andiamo avanti nello stesso capitolo al verso 42, perché proprio il Levitico è uno dei libri più infami della Bibbia. Si parla anche di come vanno tenuti gli schiavi. Allora, lo leggo dal 38 per avere più contesto. Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto per darvi la terra di Canaan per essere il vostro Dio. Se tuo fratello che presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo, sia presso di te come un bracciante, come un ospite, ti servirà fino all'anno del Giubileo. Allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli e tornerà alla sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Essi sono infatti i miei servi che io ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. Non lo tratterai con durezza, ma temerai il tuo Dio. E Morte Bianca di solito si ferma qui perché poi continua con quanto allo schiavo e alla schiava che avrai in proprietà, che era proprio la Auzà che leggevamo prima, potete tenerli nelle nazio dalle, prenderli dalle nazioni che vi circondano. Da queste potrete comperare lo schiavo e la schiava. Tra l'altro, qui traduzione CEI potete. Traduzione interconfessionale: se avete bisogno di schiavi o di schiavi, procuratevene presso le popolazioni straniere che vi circondano. Quindi, da un lato c'è una cosa che suona più come una facoltà, dall'altro c'è proprio un ordine. E 25-45, poi potrete comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nella vostra terra, saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi come loro proprietà, vi potrete servire di loro come schiavi, ma quanto ai vostri fratelli, gli israeliti, nessuno domini sull'altro con durezza. Quindi, schiavismo Sì, proprio. Esatto. e razzismo. Anche qui, giusto per pedanteria, andiamo a controllare, non sia mai c'è una metafora nascosta che non sono io in grado di immaginare che c'è. L'intera parte la troviamo commentata qui a pagina 370 della JPS Torah. Il Signore che dà agli israeliti la terra e che li ha liberati dall'Egitto, adesso comanda loro in cambio di prevenire condizioni di servitù presso tra il loro popolo. I versi dal 39 al 46 hanno a che fare con la servitù indentur, che sarebbe la servitù per debiti. Un israelita in servitù per debiti a un altro non deve essere trattato come uno schiavo, non deve essere sovrasfruttato, deve essergli garantito il... Chiedo scusa. Scusa io. Deve essergli garantito il rilascio nel giubileo. In questo caso, essere venduto deve essere compreso come essere ceduto a un'altra servitù per debiti.
Ok, perché questo era un Eved, che in questo caso significa che sta prestando servizio, va bene. Ma al 40, dal 43 in poi, lì c'è anche la parte in cui si parla, inizia a parlare di schiavi, 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 cioè persone che non verranno rilasciate, e anche qui non è una metafora. Gli israeliti possono avere come schiavi non israeliti. Questi possono venire sia da residenti non israeliti di Canaan che dai popoli vicini, e diventano, in legge antica gli schiavi erano spesso considerati come aventi uno status legale parallelo a quello della terra. Proprio come la terra, sono una auza da essere tramandata all'interno delle famiglie. Quindi erano schiavi. Dove sta la natura sanitaria? Ma che mi stai, coglione? E questo è il Levitico, di nuovo, che l'ha citato lui. Se l'è tirata lui questa zappa sui piedi. Sì, è veramente una zappa sui piedi, perché francamente non so se pensavo qualcosa di so cosa avessi in testa per poter, anch'io se volessi fare apologetica farei qualcosa di meglio, diciamo, rispetto a questa tirata che è veramente assurda. Poi un altro esempio molto frizzante e a tema con il canale con Padre Cain lo troviamo a capitolo 24, che di nuovo sempre il Signore che parla a Mosè dice a tutti gli israeliti. Arriviamo qui. Ecco qua. Ora, il figlio di una donna israelita di un egiziano uscì in mezzo agli israeliti. Nell'accampamento scoppiò una lite tra un figlio della donna e un israelita. Il figlio della israelita bestemmiò il nome imprecando, perciò fu condotto da Mosè. La madre di quel tale si chiamava Selomit, figlia di Dobri della tribù di Dan. Questa parte, tra l'altro, nella traduzione interconfessionale non c'è. Di solito quando succedono queste cose è perché una parte è sospetta di essere un'aggiunta scribale, tra virgolette. Sì. Comunque, lo misero... Che versetto è, scusa, è il... 24.10 e 24.11, ci sono soltanto nella CEI. Sì, 24. Allora, nella Bibbia ebraica Studtgartensia li mettono, e effettivamente nel... effettivamente i numeri di manoscritti che riportano, sì, infatti non è riportato dappertutto, sì, sono quindi, okay. Però c'è nel testo massoretico. Ok, quindi ci sono alcuni testi che la riportano, alcuni no, e quindi diciamo sono versi un po' più dubbi. È strano che non l'abbiano tradotta nella, sì, perché c'è nel testo massoretico, quindi non vedo perché non l'abbiano tradotta, però guarda. Comunque, la parte che c'è in entrambe è che lo misero sotto sorveglianza finché venisse una decisione per bocca del Signore. E il Signore parlò a Mosè dicendo: conduci quel bestemmiatore fuori dall'accampamento, quanti lo hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta la comunità lo lapiderà. Interconfessionale: conducete quest'uomo fuori dall'accampamento, tutti coloro che l'hanno udito insultare il mio nome poseranno le loro mani sulla sua testa, poi tutta l'assemblea di Israele lo ucciderà a sassate. Ora, quindi, la cosa prosegue generalizzando questo trattamento. Parla agli israeliti dicendo: chiunque maledirà il suo Dio porterà il peso del suo peccato, chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità lo dovrà lapidare, straniero o nativo della terra, se ha bestemmiato il nome sarà messo a morte. Ora, natura sanitaria delle bestemmie?
Cioè, ma che mi stai a coglionare? Sì. Sì, che poi insomma dovremmo far sparire almeno metà Veneto, se non tre quarti del Veneto, con questa regola sanitaria. Ma parliamo anche della Toscana, che i toscani hanno capacità artistiche proprio nella bestemmia. Cioè, ora, questa parte qui ce la troviamo a pagina 351 del GPS Tora, e anche qui non è che la bestemmia è un eufemismo per parlare di qualcos'altro. Qui letteralmente si traduce come ha pronunciato, ha maledetto, per fare un verbo in una frase avverbiale, ha pronunciato maledicendo blasfemamente. L'ebraico Hashem, il nome, è un'abbreviazione di Shem Yahweh, quindi il nome del Signore, che come appare nel verso 15. Quindi è una maniera implicita di riferirsi a Dio come a il nome, che diventa proverbiale nella letteratura giudaica. Credo che si traduca giudaica in questo contesto. Sì, il senso della letteratura giudaica, è il termine in inglese, la distingue dalla letteratura biblica, dice questo, della letteratura rabbinica praticamente. Se no, sì. Come distingue Hebrew, Jewish, sono due termini distinti. Per cui effettivamente anche oggi dicono Baruch Hashem, per esempio, quando vogliono dire sia benedetto il Signore, dicono Baruch Hashem, cioè benedetto il nome, quindi è un tipico uso per indicare Dio, sì. Anche come interazione così tra gli israeliani, anche per esempio è molto usata. Ok, e poi prosegue: la genealogia del blasfemo in questo incidente è certamente significante. La sua madre israelita viene dalla tribù di Dan, che è associata al culto del nord e al tempio di Dan, certo. Il quale veniva considerato illegittimo dai sacerdoti di Gerusalemme. Quindi il motivo per cui in alcuni manoscritti la ascendenza c'è e l'altra no, potrebbe essere che i sacerdoti di Gerusalemme hanno colto questa occasione per parlare un po' male di questo tempio, della concorrenza, sì. Essenzialmente. La proibizione contro la blasfemia è preservata nel libro di Esodo 22-27. La penalità per la blasfemia è la morte, come dichiarato nella legge biblica, è intimata anche in Giobbe 2-9, dove leggiamo che la moglie di Giobbe lo incoraggiava a porre fine alla propria vita, che era diventata insostenibile, commettendo blasfemia. Esatto, sì, e tanto per specificare, il Book of the Covenant è il libro del patto, è una parte dell'Esodo praticamente, è così che è stato chiamato dagli studiosi biblici, è una parte del libro di Esodo che spiega appunto i termini del patto con Yahweh, quindi sì, i capitoli 20 là intorno. Sì. Ok, quindi anche GPS Tora sembra confermare che stiamo davvero parlando di punizioni per la blasfemia e non di una qualche strana metafora per intendere qualcosa legato alla sanità. Non c'è nessuna matrice medica da trovare qui dentro. Tra l'altro, le procedure per questa cosa, Morte Bianca, se ricordo bene il suo video più avanti, farà una manfrina su procedure troppo assurde per essere effettivamente applicabili, ma qui abbiamo non solo un ordine diretto di Dio a quel tizio lì, proprio lui lo dovete lapidare, tutti quelli che l'hanno sentito andate e tirategli pietre, e il fatto che fosse stato udito insultare è parte almeno della versione CEI, che di nuovo ricordiamolo è una Bibbia cattolica, non è la nuova Diodati, non è la nuova Riveduta, è una CEI, ed è una CEI della ultimissima traduzione, il top di gamma. Ok,
Quindi, che ci siano delle persone che l'hanno sentito nella versione CEI è attestato, quindi ci sono delle persone a cui Dio sta dando l'ordine direttamente. Non è una maniera strana di evitare di farlo lapidare perché non c'era nessuno che l'aveva sentito. È stato sentito bestemmiare e a quelle persone viene ordinato di lapidare questo soggetto. Ok, poi ovviamente c'è anche la generalizzazione, quindi neanche la scusa di ma era solo quel caso lì, limitato a quel caso lì, no, è non solo generalizzato a legge per tutti gli altri, ma come abbiamo visto nel commentario, c'è anche varie volte nella Bibbia questa cosa che la punizione della blasfemia è la morte. Gesù stesso, voglio dire, l'accusa da parte ebraica per la messa a morte di Gesù era la blasfemia. Per cui abbiamo anche la prova che l'hanno messo a morte per davvero, quindi c'è stato, cioè, non era una metafora, diciamo, la croce, cioè lo dico rispetto nella narrazione, naturalmente. Quindi, anche sì. Lì in realtà ci sarebbe da discutere, perché se è vero che da parte ebraica nella narrazione l'accusa era quella, poi sì, da parte romana invece, certo, era quella di sedizione, certo, quindi... Però sì, perché effettivamente... poi i romani dovevano comunque adattare. Però il discorso religioso degli Sadducei, del Sinedio, era appunto per blasfemia, quindi, e si rifacevano appunto a questa parte del Levitico, che è chiaro. E sappiamo che le persone che bestemmiavano, quello che era considerato blasfemia, che poi era abbastanza largo come concetto, poteva veramente spaziare in tante cose, erano applicate praticamente, cioè lapidavano per davvero. Quindi lì abbiamo anche altre tracce. Forse morte bianca si riferiva ad altri tipi di legge, per esempio il tagliare la mano se ti beccavano a rubare o cose così. Questo è vero, abbiamo testimonianze che la cosa non era applicata alla lettera, ma c'erano dei compensi pecuniari che erano più o meno proposti per evitare appunto dei... Lì abbiamo anche altre tracce. Ma lì la cosa diventa che non vengono applicate veramente per il ricco, ma per il povero sì. Ma chiaramente poi dipende dalle cose. E dobbiamo sempre anche immaginare che le fonti indirette sono quelle che abbiamo, quindi sono quelle poche lì, e poi non sappiamo il resto, quindi non possiamo nemmeno fare una regola generale su poche fonti ritrovate. Esatto. Sì, che scusa, poi è vero. Mi viene da ridere perché sto leggendo intanto la chat. ce ne sono alcune bellissime, effettivamente. Scusa, a questo punto prendiamoci una pausa. Vai. Chat. Ne avevo vista prima una di Günther Feuer, per esempio questa: guarda che Mortebias ha ragione, gli storpi non possono entrare nella tenda del Signore perché hanno appena passato la cera e rischiano di cadere. Bello. Padre Cain chiede: schiavi cosa? Ci sono schiavi nella Bibbia? No. Tra l'altro questa cosa degli schiavi poi a fine del suo video, sì, Morticino, sì, ci ritorna. Esatto, sì. Non gli è bastata la blastata atomica di 8 video, a quanto pare. Saulo, buon uomo, bello, portano fuori dall'accampamento così non sporca col sangue. Questa cosa lui la sta dicendo come battuta, ma effettivamente credo che fosse per quello, perché c'è tutta una regolamentazione sul sangue, sulla purezza legata, sì, al sangue, quindi mi sa che è letteralmente per quello. Sì, sì, perché il sangue è impuro, quindi tu non puoi rendere impura qualcosa che è sacro. Qualcuno prima chiedeva dove mettevano gli apostoli le chiavi in Gesù? Domanda interessante. Ah, sì, per la porta. La parte che per me diventa ancora più divertente è che chiavare in napoletano ha un significato preciso, cioè non, certo, non ci sono doppi sensi, è un senso unico. Non solo in napoletano, sì, non solo in napoletano. Italian Observer, but it's not a serious thing, dice: insomma, quando dicevano verrai lapidato, significava doveva essere lavorato, profumato e pagare una multa, chiarissimo. Ok.
Saulo Bonomo, sì, quella è l'unica norma igienica, bastava non lapidarlo proprio, ma non stiamo a guardare i dettagli, la questione del non... Effettivamente, il portarlo fuori, possiamo vederci un aspetto di pulizia, solo che Certo. peccato che la pulizia come concetto lì fosse unicamente rituale. Ma andiamo a un altro esempio. Come posso dire, particolarmente grave per Morte Bianca, perché lì è una di quelle cose su cui deve avventurarsi in acrobazie esegetiche che soltanto nei peggiori deliri a base di LSD si possono fare. Di nuovo, contesto, il Signore parlò a Mosè e disse, parla agli Israeliti dicendo loro, ancora una volta, giusto a scanso di equivoci, no, non è cambiato il contesto, stiamo sempre con ordini diretti, precisi, di cose che vengono ordinate agli Israeliti. E al 18.22, dopo una serie di divieti di tipo sessuale, esplicitamente sessuale, arriviamo al 22 dove si legge: non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna, è cosa abominevole, che viene ritradotta invece nella interconfessionale come non avrete relazioni sessuali con un uomo come si hanno con una donna, è una pratica mostruosa, con tanto di Sì. rimandi a svariati punti della Bibbia. Comunque in generale la Bibbia, spezzare una lancia a favore della Bibbia c'è, i poracci, è molto più vicina al testo ebraico che non l'interconfessionale. Magari è difficile anche, però rispetto un po' per esempio, letteralmente è scritto non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna, è proprio quello che è scritto. Sì. E poi l'idea di abominio, beh, lì è l'interpretazione della parola, però. Sì. Ok, quindi questo coricherai non va preso alla lettera. Effettivamente. Sì, lì forse c'ha ragione, che lì è una metafora, È una effettivamente. metafora per la relazione sessuale. Certo. Sì, perché non so, no, magari uno si può che coricare con una donna senza far niente, però diciamo che in generale. Sì. Ok, e di nuovo, Effettivamente. ma hai visto mai, per caso, so io che non capisco le cose, questa è una metafora di qualcos'altro? Andiamo a vedere un altro commentario questa volta. Questo è il Milgrom che ringrazio tantissimo che mi hai indicato tu. Dovrebbe essere della serie Anchor di Yale, se ricordo bene. Sì, è scritto qui, Yale, Sì, The Anchor Bible. Eccolo sono qua. ottime, sì, sono ottime edizioni. E questo lo troviamo commentato all'incirca 323. Eccolo qua. Forse ho sbagliato nota. No, decisamente ho sbagliato nota qui. Ah no, perché comincia a 282, Sì, pardon. perché 20, sì. Ok. Ok, qui abbiamo Levitico 25, però commentato, qualcosa non mi qualquadra. Sì, Arial 22 Devo aver sul sbagliato a prendere appunti in qualche modo. Se cercavi sull'omosessualità è più su, sì. Per caso c'è il numero di pagina? No, non ce l'ho in testa. Ok, chiedo scusa per l'incidente, devo aver incollato al posto sbagliato il riferimento. Sì, anche perché è nel libro, scusa, sì, è nel libro 17-22. Ah no, Forse hai perché questo aperto è il quella. libro sbagliato, Sì, è il libro pardon. sbagliato, è Ok, 17-22, quindi è quello di ho sbagliato quell'altro. PDF proprio. Sì. Chiedo scusa per l'incidente, risolviamo subito.
E ti trovo la pagina, No, ce l'ho qui. quella, a questo punto penso che il numero di Ce l'hai? pagina ce l'avevo segnato giusto. Sì. Allora, PDF Cosa avevi segnato come 282. pagina? Ed eccolo qui, pratiche sessuali illecite. Sì, Quindi sì, il perfetto. numero era giusto, ho sbagliato proprio ad aprire PDF. Allora, e qui abbiamo uno schema riassuntivo di tutte le proibizioni che sono fatte in questo capitolo 18, dal verso 6 al verso 23, quindi anche il verso 22 che abbiamo appena visto. E qui troviamo quindi inizialmente proibizioni contro l'incesto, che può essere definito come l'infrazione di un tabù in termini di relazione sessuale tra due membri della famiglia nucleare, eccetto marito e moglie, ovviamente. E qui ci sono delle relazioni primarie, quindi legge generale espressa al verso 6, e poi c'è un lungo elenco di chi non devi da farti. Ovviamente questa cosa è diretta all'uomo, perché Certo. ovviamente la Bibbia è indirizzata all'uomo. Per Certo. cui l'uomo non può farsi sua madre, la moglie di suo padre, che non è necessariamente la madre, ricordiamoci c'era la poligamia, la sorellastra, la nipote, Stepsister, sì. Sorellastra, ma senza avere neanche il padre in comune in questo caso. Sono due tipi di half sister, sarebbe la mezza sorella, cioè una sorella con cui non condividi tutti e due i genitori, ma uno solo. Stepsister invece è la sorella acquisita, diciamo così, quella. La moglie del fratello, la cognata. No, non è la No, cognata. no, No? stepsister sarebbe la figlia della moglie del Ah sì, padre. senza che tu sia, sì, Esatto. legata, sì. Oppure la figlia del marito della madre. Certo, sì. E che non sei legato col sangue. Esatto. Ma neanche la zia paterna, la zia materna, una zia moglie del fratello del padre, una daughter-in-law sarebbe figlia acquisita, cioè la figlia di tua moglie che è stata avuta in un matrimonio precedente. Non puoi farti neanche la moglie di tuo fratello o contemporaneamente madre e figlia, credo indipendentemente dalla relazione che hanno con te. Devi scegliere una generazione o l'altra. Proibizioni aggiuntive ci sono contro le relazioni sessuali con una donna e sua nipote anche, quindi anche qui una sola generazione devi da scegliere, e matrimonio con una sorella della moglie. Ci sono intere categorie porno che vengono proprio falciate una dietro l'altra. Infatti sembra di essere su con il Pornhub, con il Sì, c'è proprio la lista una dopo sì, l'altra. magari saranno ispirati al Levitico quando hanno fatto il Rick sì. Grock infatti ce lo dice, ecco dove hanno preso le categorie sui porno. Donigra invece chiede se capre e galline si possono o le devi sposare, ma penso che ci stiamo per arrivare, no, perché Sì, al sì. verso dopo l'omosessualità c'è la Effettivamente. bestialità. E tra l'altro lì pure ci divertiremo con i dettagli. Ma ci arriviamo dopo per l'appunto. Proibizioni contro certe pratiche sessuali e il sacrificio a Molech. Mo' il sacrificio a Molech ci mettiamo un grosso asterisco perché ritorna nella prossima live. Non ce la facciamo a coprire la questione dei sacrifici umani, pure in questa. Interessante. È una cosa troppo grossa, troppo da approfondire per trattarla così, come una nota a margine dei comandi sessuali, ecco. Comunque, qui abbiamo divieto anche di relazioni con donne durante il mestruo, con la moglie del vicino. Viene da chiedersi: ok, ma quindi la moglie del lontano? Beh, dipende, sì. Cioè, se uno è in trasferta, come funziona? Oppure Vero, se c'è una carovana che passa da lì. è vero.
Sì, perché in teoria è comunque proibito con la moglie di qualcun altro perché appartiene ad un altro, cioè nel decalogo è abbastanza chiaro. Poi non so perché poi si divertano a fare queste tipi, sì, questi tipi di categorizzazione, ma probabilmente perché le cose avvenivano comunque, quindi hanno detto ma sì dai, precisiamo. Sì. E magari dicono no, se non posso con la moglie in generale, ma con la moglie del vicino posso? No, non puoi neanche con la moglie del vicino. Ce lo vedo quello durante l'assemblea in sinagoga che alza la mano e dice scusa ma allora questo no, neanche quello. Sì, quella in trasferta se la sono dimenticata. Comunque poi c'è il divieto di offerte ai dei figli a Molech, di nuovo grosso asterisco, ci ritorniamo, e il divieto contro l'omosessualità maschile specificamente. Dopodiché, ancora contro la bestialità sia maschile che femminile, perché mentre l'omosessualità maschile è solo quella maschile proprio, certo, con gli animali invece è sia maschile che femminile. Esatto. Poi ci pensa Paolo a fare un po' di, insomma, di universalismo e ci mette anche le donne, quindi però dobbiamo aspettare Paolo. Però quello è il Nuovo Testamento, per l'appunto, sì. Perché ci dobbiamo ricordare che c'è la rivelazione progressiva, giusto? No, non c'è niente di progresso. No. comunque, ora, una cosa che, quindi ci tengo a specificare, a parte il fatto che per l'appunto questa, il contesto, tutto il discorso, chi vuole si mette in pausa lo schermo per leggere il libro, ci sono veramente tipo 20-30 pagine solo su questa normativa sessuale, quindi non ve le starò a leggere per intero, ma intanto che parliamo scorro. Tutto qui indica che queste non sono metafore, è una cosa esplicitamente legata al sesso. Ora qualcuno potrà dire ok, ma stiamo parlando di sessualità, quindi finalmente un nesso sanitario questa volta ce l'abbiamo, giusto? Sbagliato. No. Sbagliato, perché ora dobbiamo andare a capire qual è la logica che c'è dietro questi divieti. Non è che semplicemente perché ma c'è un effetto secondario che magari potrebbe essere collegato alla salute, non significa che gliene fregasse qualcosa a quelli che questo testo l'hanno scritto. Quelli che questo testo l'hanno scritto non avevano la minima idea di come si trasmettessero sessualmente delle malattie, perché non avevano idea di cosa fosse un virus. Per loro le malattie erano questioni legate alle azioni di dei e di demoni, non legate a cose biologiche, fisiologiche, agli scambi di fluidi corporei. Sì, infatti. E anche su questi, sulla logica che poi appunto starà, che andiamo a vedere adesso, abbiamo anche della letteratura più o meno parallela con la quale possiamo effettivamente fare anche delle sinossi per capire che effettivamente questo tipo di logica era veramente ancorata in maniera molto, molto forte nella mentalità dell'epoca, che era l'idea di non mescolare le cose, poi penso che sia... che andiamo su questo. Quindi potrei fare anche un esempio di altri tipi di letteratura che più o meno coeva, nella quale questo Prego. Tipo di discussione era. No, posso farla già adesso finché. Sì, vai, espandi. Sì, beh, diciamo nella letteratura che è detta pseudepigrafa o apocrifa, nel libro di Enoch, per esempio, è chiaro che il grosso problema dell'idea di peccato che entra nel mondo entra attraverso la relazione sessuale degli angeli con delle donne umane. E il grosso problema è veramente esplicitamente detto, è che si confondono i diversi piani, si confonde il piano divino, che è quello degli angeli, col piano umano, per cui la confusione dei generi può creare uno scompenso di tipo cosmico in qualche maniera, per
per cui c'è la nascita di giganti, di violenza, di guerre, eccetera, dovute a questo mescolare quello che non deve essere mescolato. Per cui per il libro di Enoch se è tipicamente tra il mondo divino e il mondo umano, però poi ci si rende conto che effettivamente il grosso problema è Dio crea le cose in un certo ordine e quando, che è l'ordine che è nella testa chiaramente di quelli che scrivono queste cose qui, e quando si comincia a disobbedire a quest'ordine mettendolo in discussione attraverso mescolare le diverse cose, cioè maschile, cioè le cose che si fanno tra maschile e femminile, lo fai maschile e maschile, non rispetti le cose, e in qualche maniera si crea questo grande scompenso. E c'è un esempio, per esempio, addirittura per quel libro, Dio, anche per capire anche come funziona la logica teologica, Dio avrebbe creato le stelle e il movimento delle stelle perché esattamente dovrebbero venire fuori 365 giorni perfetti. Però siccome si siamo resi conto che effettivamente 365 giorni non sono perfetti, le stelle devono avere disobbedito e così in qualche maniera, cioè c'è sempre un'idea di disobbedienza all'ordine stabilito praticamente. Che è... Ecco, e a questo punto arriviamo proprio a come ce lo spiega invece il Milgrom. Sì. Paragrafo 22. La sodomia è attestata in tutti i periodi e segue una serie di esempi da Genesi, Giudici, Romani, Corinzi, Galati, Timoteo, Deuteronomio, quindi sia Nuovo che Vecchio Testamento, ed è spesso vilificata se non proscritta. Ho detto proscritta con la O, non con la E, attenzione. La sodomia dei sodomiti, da cui il nome, è la causa per la loro distruzione. Ora, questo noi sappiamo che non è un'interpretazione corretta. Qui commento io il commentario, l'interpretazione più corretta dovrebbe essere che era una questione di violazione dell'ospitalità, anche per via del confronto tra temi. Però quello riguarda la narrativa di Sodoma. Qui non siamo nella narrativa di Sodoma. Qui siamo a una proibizione diretta ed esplicita dell'omosessualità tra maschi. La pulsione sessuale degli uomini di Gibea, protetta dalla loro tribù di Beniamino, porta la tribù alla proscrizione. Può essere difficilmente accidentale che Gibea sia la città capitale di re Saul. Che poi come lo traduciamo in italiano, Saul? Saul. Ah, ok. O Saulo, forse. Saulo, forse, sì, giusto. Che questa sia storica o fittizia, questa storia è un tentativo di infamare i beniaminiti, la tribù di Saul, con un crimine repellente. La mitologia egiziana ci riferisce che il dio Set ha avuto relazioni carnali con il suo fratello più giovane, Horus. Il libro dei morti include la confessione: io non ho copulato con un infante, tuttavia un adulto consenziente è omesso. Gli ittiti dichiarano la sodomia con un proprio figlio, ma non con qualsiasi altro maschio, un crimine capitale, e questo viene dalle leggi ittite. Quindi la sodomia, come l'eterosessualità, è soggetta a regolamentazione, ma non interdizione. Inoltre, la legislazione ittita per le offese sessuali non appartiene alla categoria dei torti e delle offese personali, come il grosso delle leggi del corpus. Huckel, vedi la nota sulle abominazioni sotto, costituisce un'offesa contro la città del colpevole. Commettendo un tale atto, quindi, questo porta impurità su tutta la sua cittadina e li rende suscettibili alla collera divina. Quindi la cittadinanza deve proteggere se stessa sradicando la causa della furia divina. Per esempio, o eliminando chi ha fatto l'offesa,
o rimuovendoli permanentemente dalla città. Questa descrizione della razionale etica per la punizione del sodomizzatore corrisponde alla legge biblica. Anche qui la sodomia è un atto contro la divinità, punibile punibile da agenzia divina, cioè dall'agire divino. Sì, scusami. Sì, dall'agire divino, dicevo, sì. Caret verso 29, ma tutto Israele rischia l'espulsione dalla terra, versi 26, 28 e capitolo 20, verso 22, a meno che il malefattore sia messo a morte, capitolo 20, verso 13. La legge... Prego. Sì, è veramente questa la concezione, cioè che l'atto di disobbedire ad un ordine prestabilito creava veramente un problema di tipo che diremo, per usare una parola, diciamo, per sintetizzare, un atto cosmico, cioè qualcosa che tutti rischiano praticamente un problema con l'agire divino se non si rispettano gli ordini prestabiliti. Per cui è importante da cacciare o mettere a morte, oppure è, cioè, una cosa molto tipica nel Medio Oriente antico. Ok, tra l'altro c'è una domanda da parte dell'apostolo di Giovan Domenico, giuro questo è il nome. Nella Bibbia c'è il divieto di pedofilia? Buona domanda. Effettivamente nella lista di prima non mi pare che l'abbiamo visto. Non c'è, che io ricordi, molto spesso essendo proibita appunto l'omosessualità, si fa spesso l'amalgama con la pederastia in ambito greco, per cui si dice beh, se è proibito, è proibito anche la pedofilia in senso con un bambino, diciamo, maschio. Ma con una bambina, però, no? In maniera generale no, anche perché per esempio è molto complicato, che per esempio gli atti sessuali al di fuori di una regolamentazione erano comunque mal visti in qualche maniera, perché non permetteva, lo si vede anche appunto negli scritti della coppiata tra angeli e giovani donne, appunto è scritto proprio giovani donne in senso proprio, anzi fresche e belle, quindi la prima pubertà in qualche maniera. E però con, diciamo, con i bambini non ho mai studiato la cosa, però da quello che, così per esclusione, mi sembra che non siano molto, non è molto presente, diciamo, un'attenzione particolare ai bambini. Non erano considerati veramente adulti, non erano considerati veramente persone, appartenevano, diciamo, al sistema, al nucleo familiare, per cui erano, sì. Penso che sia semplicemente perché non interessava non ho ricordo di regole che regolamentino i comportamenti con i bambini, sì. Quantomeno nello schema che abbiamo visto adesso, quello di Levitico, non c'era niente che fosse basato sull'età, no. E quindi nulla avrebbe vietato a qualcuno di comprare una moglie, perché si compravano letteralmente, certo. Anche di 10 anni. Ah sì sì, no, quello sì, questo poi... È stato, no, che si potevano fare anche matrimoni effettivamente prepuberi, quello non era un problema. La categoria effettivamente dell'infanzia non era considerata come la possiamo considerare oggi, come un periodo da proteggere con una sua propria legislazione, eccetera. Per cui effettivamente ci si poteva sposare tranquillamente con... Ok, sì. Continuando dal Milgrom, comunque la legge Assira poi ostensibilmente dà una proibizione generale contro la sodomia, ma questo sembra essere riferito ai casi di stupro. Sì. Quindi la differenza tra la legislazione biblica e quella dell'antico Medio Oriente non può essere sottovalutata. La Bibbia non permette eccezioni. Tutti gli atti di sodomia sono proibiti, che siano fatti da ricchi, da poveri, di status superiore o inferiore, cittadini o stranieri.
Molte teorie sono state proposte per fornire una razionale per questa proibizione. Una dovrà sicuramente esistere, dato che un divieto così generale sul sesso anale è unico non solo alla Bibbia, ma come mostrato in Euland 1994-97, in tutto l'antico Medio Oriente e il mondo classico. Quindi una razionale deve essere data con, qui dice con staccato emphasis, con una forte enfasi, la corruzione della terra. Nella esortazione conclusiva, versi 25, 27 e 28. Andiamoci a rileggere, giusto per il pieno contesto. La terra ne è stata resa impura, per questo ha punito la sua colpa e la terra ha vomitato i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli, né colui che è nativo della terra né il forestiero che dimora in mezzo a voi, perché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi e la terra divenuta impura. Che la terra non vomiti anche voi per averla visa impura, come ha vomitato chi l'abitava prima di voi, perché chiunque praticherà qualcuna di queste abominazioni, ogni persona che le commetterà sarà eliminata dal suo popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete alcuno di questi costumi abominevoli che sono stati praticati prima di voi, non vi renderete impuri a causa di essi, sino il Signore vostro Dio. Quindi sì, se vogliamo spiegarla bene, l'idea è, che bisogna mettersi in testa, è che queste leggi sono state riordinate dopo l'esilio e probabilmente anche riscritte, in alcuni casi molto probabilmente effettivamente come rese ancora più più, come si dice, esagerate in qualche maniera. Cioè, se prima effettivamente l'omosessualità era regolata, come è regolata anche in altre parti, come è regolata anche in Grecia eccetera, lì è effettivamente completamente proibita, probabilmente per una reazione al fatto dell'impurità che si è creata nella terra. Io ho una teoria che però devo ammettere è abbastanza minoritaria, però secondo me ha senso, e cioè che queste leggi potrebbero essere addirittura state scritte e comunque riordinate addirittura nell'epoca maccabaica, dopo quindi in piena epoca ellenistica, dopo che il tempio è stato profanato con l'introduzione della statua di Zeus nel Tempio di Gerusalemme. Siamo nel 300 più o meno e qualcosa, da Antioco, che era uno dei generali di Alessandro Magno, che aveva avuto la Siria come regione. E per cui in qualche maniera si spiegherebbe perché i Maccabei, che erano completamente nazionalisti e un po' fuori di testa, diciamo, come esagerazione, potrebbe essere un'idea del periodo di produzione di questi tipi di leggi. Non entrerebbe in contraddizione con i ritrovamenti più antichi a Qumran dei testi del Pentateuco, perché di fatto su testi materiali non ne troviamo di più antichi del III secolo, per cui di fatto siamo in pieno periodo ellenistico, e quindi potrebbe essere una prova che la composizione almeno del Levitico e poi naturalmente di Numeri, perché si vede da alcune altre analisi che sono più addirittura più moderni in qualche maniera, cioè più recenti, scusa, potrebbe essere un argomento a favore della datazione molto tardiva di questi testi, e spiegherebbe anche perché appunto si discostano così tanto dalle vecchie fonti accadiche eccetera, che sono chiaramente il sostrato di base di queste leggi, che devono risalire effettivamente a quell'epoca lì e probabilmente codificate e usate in quell'epoca lì, ma alcune esagerazioni appunto di queste leggi, come per esempio questa proibizione totale dell'omosessualità, potrebbero spiegarsi in questo modo, anche perché per l'appunto, come dicevi, in alcuni testi di Genesi, come per Sodoma e Gomorra, il problema non era l'omosessualità ma era effettivamente l'ospitalità. E poi abbiamo la storia di Davide e Jonathan, che è una storia insomma di omosessualità, e abbiamo altri narrazioni in cui si presentano veramente situazioni ambigue in cui nessuno ha niente da dire, cioè non c'è nessun problema. Lo stesso re Davide, insomma, c'è tutta una, non solo con Jonathan ma anche con Saul,
c'è un po' una specie di rapporto un po' pederastico tra il giovane Davide e Saulo, che lo allietava con la musica, la danza, queste cose qui. Quindi in qualche maniera questi testi, che sono comunque più antichi dell'ultima redazione del Pentateuco, potrebbero effettivamente spiegarsi in questo modo. Ok, e a questo punto direi abbiamo approfondito a sufficienza su questo tema, andiamo a quello successivo. Non darai il tuo giaciglio a una bestia per contaminarti con essa, così nessuna donna si metterà con un animale per accoppiarsi, è una perversione. Qui andiamo a parlare proprio di bestialità, questa volta sia la donna che l'uomo. Di nuovo, ci potrebbe a questo punto essere un aspetto sanitario? Andiamo a vedere che dicono i commentari. Di nuovo andiamo a vedere il Milgrom. Ah, scusate, prima ancora andiamo a vedere a capitolo 20 e 15, perché si ritorna sul tema, quindi per contesto, sempre col Signore che parla a Mosè, dirai agli israeliti, sia mai. Dicevamo 20 e 15, eccolo qui, l'uomo che si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte, dovrete uccidere anche la bestia. Se una donna si accosta a una bestia per accoppiarsi ad essa, ucciderai la donna e la bestia, tutte e due dovranno essere a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. Quindi, sia per uomo che per donna, divieto assoluto, e si uccide anche la bestia. Ora, fin tanto che vogliamo provare a vedere questo come un divieto contro la zoofilia, per proteggere i poveri umani dalle malattie degli animali, facciamo finta che sia una cosa mirata a quello, allora come si spiega che ammazzano anche la bestia? Il povero animale che è stato abusato, perché sicuramente non poteva consentire. Cioè... Ma che mi stai, coglione? E andiamo a vedere che cosa ci dicono i commentari. Specificamente, torniamo ancora una volta sul buon Milgrom, che a pagina 328 ci commenta proprio questo verso. Letteralmente, non inietterai il tuo flusso o membro in... E quindi, per il significato di questo secorbet, c'è una nota... Però al di là dell'analisi linguistica, vi faccio io il riassunto. Sì, non c'è niente di metaforico qui, nella maniera più esplicita possibile viene descritto. Che interessante è che lì anche la donna è concerne, ma perché c'è un problema di penetrazione lì, per quello che anche la donna è parte presa. Sì, perché di nuovo anche lì la questione del mischiare le categorie. Nell'omosessualità maschile hai un uomo che fa una cosa con la categoria sbagliata, cioè con un altro uomo, sì, che è quella di penetrare. Tra donne perché non c'è problema? Perché non c'è penetrazione, sono già nella loro stessa categoria, non sta succedendo niente di rilevante dal punto di vista della mentalità. Il problema tipica dell'uomo che si fa penetrare, che fa la donna, in qualche maniera questo mescola i due generi, e questo non è possibile perché devono rimanere, mentre le due donne effettivamente nessuna può penetrare l'altra in maniera naturale. Quindi. E quindi poi con invece la bestialità che succede? Che anche la donna in quel caso sta mischiando due categorie che non si devono mischiare, che devono restare divise. Certo. Comunque, qui in qualsiasi animale l'enfasi è su qualsiasi, perché nella legge ittita la bestialità era permessa con cavalli o muli, ma proibita con buoi, pecore, cani, e se l'uomo è la vittima non è tenuto responsabile. Se è l'iniziatore è ucciso, ma il re può decidere di risparmiarlo. Quindi c'è effettivamente questa interessante casistica dell'uomo che è la vittima della bestialità.
che nella Bibbia non è considerata come eccezione. Quindi non solo attraversi il campo del toro e il toro letteralmente ti fa il culo, ma poi viene anche messo a morte tu e il toro. Esatto. Gli Ittiti almeno in quel caso ti Potevi davano un... dire che eri stato. Non ce la faccio a restare serio. Erano popoli strani, La linea IBM Freud si sta ribaltando. Aiuto. Solo che il problema è che non abbiamo, diciamo, i testi sacri degli Ittiti, per cui i poveracci sono però degli altri sì, quindi è quello il problema. Padre Caen, vedi, ammazzano gli uomini e gli animali allo stesso modo perché sono uguali. Bibbia sensiocentrica. Sì, antispecista. Günther Feuer, ma è un cinepanettone. Effettivamente. Chiedo scusa. Comunque, questa cosa è punibile con la morte, ma se risparmiata dal re solo con l'esilio. Nonostante questo, il criminale risparmiato non potrà mai più apparire davanti al re e dovrà diventare un prete. Questo è interessante, quindi punito con il sacerdozio. Quindi gli Ittiti distinguevano tra il sacro e il profano, domandando un comportamento più rigoroso nel reame del profano. Il riferimento alla bestialità nei testi ugaritici e mesopotamici è limitato al reame della mitologia. Per esempio, i Sumeri, vabbè, questa roba sulla mitologia francamente non ci interessa, siamo un po' tardi, quindi la salto. Tuttavia, se questa non coincidesse con le norme sociali, sicuramente rifletteva gli ideali sociali. In ogni caso, la pratica della bestialità nel culto egizio a Mendes o Dedet illustra che l'ideale era anche messo in pratica. Nel periodo rabbinico, la credenza prevalente era che la bestialità fosse praticata dai pagani. La Mishnah proibisce la pratica di animali tenuti in stalle tenute, no, scusate, non in stalle, in taverne tenute da pagani, dato che è sospetto che questi abbiano rapporti con loro. Gessenberg conclude: quindi, visti gli antichi, la sodomia e la bestialità non sono una questione privata, riguarda direttamente la salute della comunità, salute però in questo caso con welfare, quindi non salute nel senso sanitario del termine, ma nel senso di benessere, Sicurezza, cioè come il sistema benessere. pensionistico, per intenderci. Questo perché o le divinità sono arrabbiate o perché i mostruosi ibridi sono generati. In conseguenza, il legislatore deve intervenire. E quindi qui abbiamo la cosa chiara, esplicita: non è una questione sanitaria, è che si incazzano le divinità. Ora, a questo punto passerei a una cosa di fuoco rapido. Libro 10 e 1 abbiamo una cosa un po' particolare. Sempre Bibbiacei. È una Bibbia cattolica. Non è la nuova Diodati, non è la nuova Riveduta. È una CEI. Ed è una CEI della ultimissima traduzione, il top di gamma. Ora Nadab e Abiru, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi misero dentro del fuoco e vi posero sopra l'incenso e presentarono davanti al Signore un fuoco illegittimo che il Signore non aveva loro ordinato. Ma un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò e morirono così davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: di questo il Signore ha parlato quando ha detto: in coloro che mi stanno vicino mi mostrerò santo e alla presenza di tutto il popolo sarò glorificato. Aronne tacque. Mosè chiamò
Misafele ed Elzafan, figli di Uziel, zio di Aaron, e disse loro: avvicinatevi e portate via questi vostri fratelli dal santuario fuori dell'accampamento. Essi si avvicinarono e portarono via con le tuniche fuori dell'accampamento, come si è ordinato. Ad Aaron e Zaro di Damat, suoi figli, disse: non vi scarmigliate i capelli del capo, non vi stracciate le vesti, perché non moriate. Il Signore non si adiri contro tutta la comunità, ma i vostri fratelli, tutta la casa di Israele, facciano pure lutto per coloro che il Signore ha distrutto con il fuoco. Non vi allontanate all'ingresso della tenda del convegno, così che non moriate, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Essi fecero come Mosè aveva detto. E non bevete, il Signore parlò ad Aaron dicendo: non bevete vino, bevande inebriante, né tu né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del Signore, perché non moriate. Sarà legge perenne di generazione in generazione. Questo è perché portiate a distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è puro da ciò che è impuro, e possiate insegnare agli israeliti tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè. Quindi abbiamo questa lunga narrazione dove tutto parte stranamente con del fuoco non autorizzato. Sì. Tu hai mai incontrato questi versi nelle tue ricerche? No, questi no, non direttamente. Si può immaginare che effettivamente sono altri, però mi fanno pensare anche ad altri versi in cui gli israeliti prendono delle iniziative senza che siano diciamo né volute né domandate dal Signore, e ogni volta è un problema. Probabilmente era anche per regolamentare le cose, perché nessuno potesse fare cerimonie al di fuori di quello che era il Tempio di Gerusalemme, praticamente. E poi lì ci si potrebbe anche rifare alla polemica dell'epoca in cui Gerusalemme cercava veramente di centralizzare il culto divino soltanto nel Tempio di Gerusalemme, perché negli altri templi che c'erano comunque degli altari, oggi si vede, l'archeologia ci mostra che almeno fino al III secolo gli israeliti avevano dei culti tipo sincretistico un po' dappertutto, e appunto il Tempio di Dan, che abbiamo citato prima, era uno di quelli. Però erano sincretisti, quindi c'era un po' un miscuglio tra Yahweh e tra altre divinità. Tra l'altro ad Elefantina abbiamo anche lì un culto triadico, cioè con Yahweh, sua moglie Asherah e un altro Ebal che faceva da terzo incomodo, e però quel tempio a Elefantina mandava lettere a Gerusalemme, per cui si vede che era una cosa semi ufficiale. Però a un certo punto hanno cominciato a dire e quindi ci sono queste storielle qui di gente che appunto accende fuochi quando che proprio non si poteva, si immolano, cioè al di fuori delle regole stabilite a Gerusalemme, praticamente. Comunque è così che la interpreterei, anche se appunto non avevo mai studiato in maniera... Capito, quindi in generale per te questo sembra che sia qualcosa che risuona con queste situazioni, innanzitutto di una tendenza verso la monolatria prima e il monoteismo dopo, ma esatto, anche con la centralizzazione del culto e una tendenza a renderlo quanto più ortodosso possibile, quindi ogni minima deviazione viene punita, non semplicemente culto di altri dei, ma addirittura un culto inappropriato dello stesso Dio. Sì, perché una delle ultime, per esempio, anche interpretazioni sul vitello d'oro, per esempio, è che il vitello d'oro fosse, la figura del vitello fosse Yahweh, la figura proprio di Yahweh. E quindi di fatto, perché dicono gli israeliti, fondiamo, cioè Aaron tra l'altro che lo dice, fondiamo l'oro, facciamo la statua, e questo è il Dio che li ha portato fuori dall'Egitto, e quindi è Yahweh. E lì c'è tutta la polemica appunto sulle immagini di Yahweh, sul fatto che probabilmente questa fosse la statuetta di Yahweh in altri contesti più sincretici, e a un certo punto hanno voluto effettivamente rendere il culto più, sì, che non è anche più iconoclastico, se vogliamo, e quindi per renderlo più universale. Visto che nomini la questione del vitello d'oro, lì c'è un altro tema che pure qui risuona, che è quello di dire merda di Aronne. Questa è una delle teorie su come è stata composta la Bibbia, cioè che a un certo punto ci sia stata una mano redazionale
da parte dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, e questi sacerdoti, rifacendosi loro, se mi ricordo bene, a Mosè e non ad Aronne, avevano una forte motivazione per dire merda di Aronne, e lo fanno non solo addossandogli la responsabilità del vitello d'oro, quindi di questo culto in uno stile non più permesso, ma in questo caso addirittura facendogli morire i figli con un'altra pratica cultistica inappropriata, inaccettabile. Ora qui leggiamo dal Milgrom, questa volta che il primo volume, non il secondo dove stavamo prima, PDF pagina 620 circa, troviamo le note sulla traduzione. Qui invece di parlare di un fuoco e basta, si parla di una padella, mahatato, ho sicuramente massacrato la pronuncia. Giusto, mahatato. Questa padella sarebbe, quindi c'è la possibilità che fosse l'utensile a essere la cosa inappropriata, seguito da un'altra parola che è es, che è un riferimento ai carboni. Questo, qui leggo però, il riferimento non poteva essere al fuoco divino che consumava i sacrifici agli altari, sarebbe stato richiesta l'espressione Mishahes, dal fuoco. L'unica possibilità è che Nadab e Abihu avessero preso dei carboni ardenti da un'altra fonte, e questo supporta la designazione ebraico carboni non autorizzati. Quindi una lettura possibile che ci fossero per l'appunto questi carboni non autorizzati, e questo darebbe la natura dell'offesa, il fatto che questi carboni non essendo autorizzati erano qualcosa che quindi non era secondo la norma prescritta. Certo. Ok, anche qui norme così di natura sì, matrice medica. Ma come sta, coglione? No, non c'entra nulla. Ok, tra l'altro, sempre in questa narrativa c'è l'ordine di non bere vino al tempio. Esatto. Ora questo per i cattolici è un po' problematico, io lo dico. Ok, poi a questo punto abbiamo l'ultima... Mi dimentico una cosa, magari troppo tardi per dire una digressione, ma non... Almeno accennala. Sì, no, è per rapporto al vino, perché il vino era che utilizzato al tempio, è per il sacrificio detto vegetale, in cui si spande la libagione del vino nel così, però effettivamente non si poteva, cioè i sacerdoti bevevano e mangiavano al di fuori del rituale del tempio praticamente, e poi che effettivamente ne hanno fatto un rituale al di fuori del tempio sinagogale con la presa del vino all'entrata dello Shabbat. E c'è Paolo che, quando spiega come fare per fare la cena, diciamo rituale, tra i cristiani, dice che per l'appunto non si entra in una sfera un po' del sacro, quindi bisognerebbe evitare di ubriacarsi, di bere troppo, di mangiare troppo, cioè fa tutto una cioè, si vede che praticamente loro si trovavano per, fra virgolette, dire messa, che poi non era proprio così, e di fatto mangiavano, bevevano e facevano di tutto fuorché stare un po' composti in qualche maniera, quindi forse anche un'idea di compostezza e di... Però da un lato c'è questa possibilità, però dall'altro mi viene in mente, visto che il divieto è dato soltanto ad Aronne e i suoi, potrebbe essere un tentativo da parte dei mosaici, sì, non so come definirli, di prendersi l'esclusiva su un tipo di rito e su un tipo di sacrificio. Sì, sì, certo, sì, questo è veramente attestato l'idea, è anche la guerra, diciamo una specie di battaglia interna o di guerra tra figure tutelari
che determinavano di fatto i diversi componenti delle diverse sette interne del giudaismo, quindi quelli che si rifacevano a Mosè, quelli che si rifacevano ad Enoch, quelli che si rifacevano ad Aronne, quelli che si rifacevano a Dan, quelli che si rifacevano, ed ogni gruppo dava il proprio eroe come quello più autentico, quello più giusto, quello che... Esatto. Ok, a questo punto passiamo rapidissimamente sulla questione di animali puri ed impuri. Sempre Bibbia Cei, sempre il Signore che parla a Mosè ed Aronne in questo caso, e gli dà ordini per gli israeliti. Questi sono gli animali che potrete mangiare tra tutte le bestie che sono sulla terra. Potete mangiare ogni quadrupede che ha l'unghia bipartita, divisa in una fessura e che rumina. Ma fra i ruminanti e gli animali che hanno l'unghia divisa, non mangerete i seguenti: cammello, perché rumina ma non ha l'unghia divisa, lo considerate impuro. Irace, perché rumina ma non ha l'unghia divisa. La lepre. Ma il porco, ok, non mangerete la loro carne e non toccherete i cadaveri, i loro cadaveri li considererete impuri. Ora, specialmente sul maiale, dalle mie parti del maiale letteralmente non si butta via niente, c'è un uso per ogni parte, inclusi piedi e muso, c'è una pietanza chiamata letteralmente opero musso, il piede e il muso, che non è nient'altro che frattaglie di maiale crude con un po' di limone spremuto sopra e sale generosamente dato. Perché vietarlo? E nessuno sta male, voglio dire, non è che siete tutti falcidati da queste cose. Anzi. Anche no. Perché il limone, essendo acido, aiuta a tenere pulito il prodotto, ecco, mettiamola così. Esatto. No, che qui è abbastanza evidente, quindi siccome l'idea era poi mangiare quelli con l'unghia divisa e che ruminano, non so perché a un certo punto sono messi questa cosa qui in testa, gli animali che sono mescolati, che non funziona perché uno rumina però non ha cialunghia, l'altro cialunghia ma non rumina, non va bene perché sono impuri, perché non riescono, non mantengono quell'ordine prestabilito praticamente. Beh, è la stessa mentalità, è la stessa logica. Poi troviamo fra gli animali acquatici, ecco quelli che potrete mangiare, tutti quelli di mare o di fiume che hanno pinne e squame, ma non potrete mangiare di tutti gli animali che si muovono, vivono nelle acque, nei mari, nei fiumi, quanti non hanno né pinne né squame saranno per voi obbrobiosi. Quindi viene vietato ripetutamente, viene detto saranno proprio obbrobriosi, non mangerete la loro carne, riterrete obbrobriosi i loro cadaveri, tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque sarà per voi obbrobrioso. C'è proprio una ripetizione in metrica anche di tutto questo. Contro il gamberetto, l'impepata di cozze, il sauté di vongole. Non si può. Così. Credo che non gli piacevano. Insomma. Secondo me, quelli che hanno inventato queste regole, magari non gli piacevano queste cose qui, sono detti, ma sì, dai, andiamo, proibiamole, che tanto. Ma è veramente... E proprio non ha niente a che vedere con norme di tipo anche nella logica di questa sua della rivelazione, com'è che ha detto della rivelazione a progressiva, progressiva, grazie. Non vedo a cosa c'entri di preservare il popolo ebraico di non mangiare pesce, di non mangiare crostacei, di non mangiare queste cose qui. Non ha nessun senso, hai capito, la cosa. Perché non era per preservarli o per permettere loro di non essere ammalati, perché è vero che una cozza che è andata male magari ti fa veramente star male, però diciamo... Però quella è andata male se te la mangi cruda. Te la mangi cruda e se non stai attento, voglio dire, se la peschi e te la mangi, non... Ecco qui. Sì. Poi una bistecca può anche farti male se. Qui a pagina. Nel Milgrom lo troviamo a pagina del PDF 678-679, c'è tutta la discussione su per l'appunto queste leggi dietarie.
Ma anche qui leggiamo, per esempio, quindi è chiaro dall'evidenza che nell'antico Medio Oriente il maiale non era universalmente evitato, ma allo stesso tempo era riverito nei culti ctonici che erano penetrati in Israele nel Sesto. tardo VI secolo, suscitando la furia di profeti e preti alla stessa maniera. I primi si esprimevano in orazioni denunciatorie, gli altri in tabù rituali. Quindi Certo. anche qui non c'è Chiarissimo. una logica di chissà cosa sanitaria o qualcosa del genere, è tutta roba rituale, tutta Esatto. roba religiosa. È una logica di propaganda rituale praticamente, perché se l'obiettivo era per il gruppo che di fatto ha, tra virgolette, ha vinto, bisognava eliminare tutto quello che esulava dalla propaganda per un dio nazionale e per un'identità forte tra il popolo di Giudea e poi per il popolo israelitico in generale. E quindi rientra in questa logica, quindi questa logica di centralizzazione, di codificazione molto ristretta, esclusiva, di questa logica esclusivista di cui purtroppo queste leggi fanno parte di questa corrente, che è una corrente molto chiusa, nazionalista, esclusivista. E lo fanno attraverso appunto determinare leggi, pratiche religiose, interdetti di tipo ritualistico, religioso, eccetera, che hanno tutto lo scopo di creare un'identità forte, ritualistica tra il popolo di Giudea. Cioè, è un po' come se tutto il campanilismo che abbiamo in Italia sulle pietanze, sulle ricette, tipo co come se qualcuno si inventasse la carbonara apposta per avere il piatto tipico per Esatto. discriminare gli altri che non hanno la Esatto. carbonara. E tu dici, proibisci di fare la carbonara, che ne so, con la pancetta invece che con il guanciale. Oppure che magari ti inventi di proibire la carne in laboratorio. Immaginiamo che uno si fa la legge, inventa una legge di proibire la carne sintetica, tra virgolette. Sarebbe completamente assurdo. Ok, un altro passo che ci tengo a leggere qui. Infine, può essere notato che questa classificazione tra carcasse impure di animali rivela una gradazione che non è stata vista in precedenti, scusate, precedenti sistemi per sistematizzare, scusate il gioco di parole, le impurità bibliche. Chiaramente ci sono degli animali la cui carcassa rende impuri col tocco e altri la cui carcassa non lo fa. È stato già dimostrato che originariamente non era solo scusate, era solo proibito toccare le carcasse dei quadrupedi proibiti e soltanto in una data successiva le carcasse di animali permessi vennero aggiunti alla lista. Adesso diventa chiaro che la proibizione contro il tocco non è stata estesa oltre i quadrupedi e gli otto roditori eccezionali e rettili. Il resto del regno animale non trasmetteva impurità anche quando ingerito. Quindi queste impurità non hanno innanzitutto non sono rimaste stabili nel tempo. Ma è una trasmissione di impurità ancora una volta puramente rituale. Qualche animale sì, qualche animale no, secondo logiche che di sanitario non hanno niente. E per chiudere in bellezza questa parte, pagina 728, il commento C su. Punto 1. Le leggi di dieta di Levitico 11 non possono essere comprese in isolamento. Loro fo formano soltanto una parte di un sistema nutrizionale le cui regole erano disperse in molto di P. P in questo caso è la fonte P, una delle fonti Sì, la della teoria delle fonte quattro fonti per sacerdotale.
Sì, la teoria delle quattro fonti di composizione dell'Antico Testamento, del Pentateuco in particolare. Che oggi Chissà non per parliamo Bray. più di fonte, dato per dire, non è, oggi non si considera più P come una fonte, ma come un periodo editoriale, diciamo, come una redazionale, Sì, una perché. delle redazioni, una delle quattro redazioni, perché non si parla più di fonti, perché è troppo complicato Sì, si è dettagliare. cominciato a parlare di P1, P2, P3, se Sì, ricordo esatto, che bene. poi è un grande casino. Quindi, come si dice P oggi, si intende più o meno il movimento P che, di cui possiamo alcune parti far risalire, diciamo. Diciamo, movimento sacerdotale, ecco. Legato a Gerusalemme e alla visione mosaica dell'identità giudaica. Soltanto quando il sistema è visto nella sua totalità, la significanza di Levitico 11 diventa chiara. I commenti C, D e F, che poi vanno a leggere voi se vi interessa, riguardano differenti aspetti delle fondazioni etiche di questo sistema di dieta. In particolare, il primato nel sistema dietistico non appartiene a Levitico 11, ma alla proibizione del sangue. Questa è stata già incontrata due volte nelle leggi sacrificali. La prima, 3 e 17, cioè Levitico 3 e 17, proibisce l'ingestione di sangue sacrificale ovunque. E la seconda, 7 e 26, estende la proibizione anche alla cacciagione. È il tema maggiore dell'intero capitolo Levitico 17, dove la centralità è certificata non solo dalla lunghezza, ma anche dal linguaggio utilizzato. Quindi, questo sistema di normative per la dieta, ovviamente, è un qualcosa che sta sparso in giro, non va interpretato soltanto in base a quello che c'è in questo capitolo qui, ma l'aspetto più fondamentale è quello del divieto di ingestione del sangue. Ora, perché viene proibito di ingerire il sangue? Magari per una questione sanitaria? Ma che mi stai, coglione? No. Ogni creatura, che vive sarà tua da mangiare, ci dice P a un certo punto. Non dovrai però mangiare la sua carne con il suo, con la sua vita sangue. Per la tua vita sangue, anche per la tua vita sangue, io richiederò un reckoning. Questo, ma come si traduce? Aiuto. Un riscatto. Bella, un riscatto. Chiunque versa il sangue dell'uomo, per quell'uomo dovrà versare il suo sangue, perché nell'immagine di Dio fu creato l'uomo. Quindi il comandamento di Dio a Noè e ai suoi figli prende la forma di una legge, la prima nella Bibbia, la prima dell'umanità. E questa proibizione del sangue è la componente quintessenziale di questa legge. È il rimedio divino alla peccaminosità dell'uomo, che quindi ha inquinato la terra e necessitato la sua purificazione attraverso l'alluvione. Il diluvio. Il diluvio, giusto, grazie. Ora sto cercando la parte dove spiega finalmente la questione di perché il sangue. Forse qui è più chiaro. Ah, ecco, non più Adamo l'ideale, ma Noè il reale, insiste nel portare morte alle cose viventi per gratificare i suoi appetiti e bisogni. Questa concessione gli è garantita riluttantemente, non senza una riserva, deve evitare di ingerire il sangue. Questa proibizione viene importata. Ah, no, scusate, l'importanza di questa proibizione è più chiara in rilievo contro lo sfondo dell'Antico Oriente. Va notato che il sangue non gioca nessun ruolo significante nei culti dei vicini di Israele, Corretto. con la sola eccezione degli arabi per gli islamici. Secondo, da nessuna parte Israele postula che secondo, da nessuna parte noi troviamo il postulato di Israele
che la forza vitale risieda nel sangue, neanche tra i primi arabi. Terzo, non c'è attestazione da nessun'altra parte di questa proibizione assoluta contro l'ingerire sangue, anche tra gli arabi fino all'età di Maometto. Anche gli arabi fino all'età di Si Maometto, partook of blood, si coniugano nutrivano con il sangue. Quindi la proibizione di Israele non può essere interpretata come una vestigia di un qualche tabù primitivo, ma deve essere giudicato come un prodotto di una razionale, deliberata opposizione alla pratica nel suo ambiente razionale, ma non esageriamo. Quindi l'idea qui era che all'uomo viene concessa la carne animale, ma deve evitare il suo sangue in quanto cosa che trasmette la forza vitale, che di nuovo non è una cosa sanitaria. La forza vitale non esiste. Sì. È quello che è bello in questo, non l'ho letto completamente questa parte qui del Milgrom, ma a quanto pare, perché ci sono alcune interpretazioni che dicono quelle etiche, ho paura che andasse in questo senso, in cui si dice per rispetto per la vita, cioè tutte queste cose qui, che però forse non è tanto questa la spiegazione, ma più che altro che l'idea della forza vitale presente nel sangue, anche questo era utile a dividere, diciamo, il popolo ebraico da altri tipi di popoli che non avevano per l'appunto questa pratica. Per cui sì. Poi ci sono diverse interpretazioni che io contesto un po' sulla parte etica che vanno un po' nel senso di quello che dice che è morte bianca su un addolcimento, diciamo, della Bibbia come qualcosa di essenziale alla Bibbia, oppure di attenzione alla vita, di cose meno violente, appunto, quando invece vediamo che il contesto è completamente violento. Ma il fatto che non si possa ingerire sangue è che anche questo c'è un'idea un po' superstiziosa, nel senso che se la vita dell'animale è lì, beh, il sangue deve andare a terra, cioè la vita deve ritornare alla terra alla quale appartiene, ed è una specie di cosa scaramantica in qualche maniera, secondo il mio punto di vista. Perché se no non si spiega perché questo contesto di violenza e di non attenzione alla vita, e anche nell'espressione il sangue ricadrà su di loro. Era per dire, quando io uccido qualcuno potrebbe ricadere su di me perché lo compio in maniera inappropriata, quindi è il famoso comandamento non uccidere. Però se tu uccidi per riportare l'ordine in qualche maniera, tu non sei più responsabile di quella morte lì e quindi il sangue, cioè la forza vitale di colui che tu hai ucciso, ricade su lui perché è lui responsabile della sua morte in qualche maniera. Tu sei solo un agente della volontà divina, quindi le cose si tengono un po' da questo punto di vista. Ok, e qui abbiamo proprio la conclusione di Milgrom. In sintesi, noi vediamo che la Bibbia decreta che il sangue è vita, il sangue umano non può essere versato e quello animale non può essere ingerito. Semplice e diretto. Israele è poi autorizzato a osservare una ulteriore safeguard, Attenzione alla vita, alla attenzione, sicurezza, sì, protezione. protezione. Il sangue degli animali sacrificali deve essere drained, scolato, diciamo così, sull'altare autorizzato. Quindi non c'è di nuovo un qualcosa di sanitario, è tutto pure semplice rituale e pensiero magico, essenzialmente. Certo. Ok. E sono già le 6. Noi siamo arrivati più o meno a metà di quello che contavo che avremmo fatto oggi. Ah, bene. Perché io Divertente. studio veramente molto molto attento ai dettagli, che è importante per quello, perché si dimostrano le pochezze di alcune posizioni facilone, Sì. così che si possono finire. Ok, io a questo punto direi finiamo la carrettata almeno di cose che mi ero segnato di mostrare dal Levitico, senza andare a questo punto più nelle letture
al dettaglio, semplicemente le leggiamo da Levitico e fine. Sempre signore che parla gli Anche perché la israeliti. logica l'abbiamo capita più o meno, Sì. sì, del. Qui nel capitolo 12 abbiamo. Parla agli israeliti dicendo: se una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà impura per 7 giorni, sarà impura come nel tempo delle sue mestruazioni. L'ottavo giorno si circonciderà il prepuzio del bambino, poi la resterà ancora 33 giorni a purificarsi dal suo sangue. Non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Così. Ma se partorisce una femmina, sarà impura solo 2 settimane, come durante le sue mestruazioni, resterà 66 giorni a purificarsi dal suo sangue. Eh sì. Qualcuno mi spieghi sanitariamente cosa dovrebbe cambiare tra Eh sì. maschietto e femminuccia. Poi abbiamo capitolo 19, questa pure è allucinante. Sempre comunque, signore che parla a Mosè, verso 23, ecco qui: quando sarete entrati nella terra e vi avete piantato ogni sorta di alberi da frutto, ne considererete i frutti come non circoncisi. Per 3 anni saranno per voi come non circoncisi, non se ne dovrà mangiare. Nel quarto anno i loro frutti saranno consacrati al Signore come dono festivo, e nel quinto mangerete il Sì. frutto di quegli alberi. Come direbbe Nietzsche, sono i preti che hanno fame, capito? E quindi devono mangiare. Dopodiché al 27 non vi taglierete in tondo il margine dei capelli, né deturperai i margini della tua barba, non vi farete incisioni sul corpo per un defunto né segni di tatuaggio, io sono il Signore. Ora, se sul tatuaggio uno si potrebbe inventare, ma magari è una cosa sanitaria, il non tagliarsi i capelli, cioè in un periodo in cui esistono come problema serio le pulci, vietare di tagliarsi qualsiasi parte della propria peluria significa che tu dai alle pulci un posto dove possono stare tranquille, che per nessun motivo tu le cacci, e da lì riprodursi di nuovo a tutto il resto. Questo è l'opposto di una cosa sanitaria. Magari tutto era fatto perché le pulci sono la specie più importante per cui tutto è stato creato, hai capito? Abbiamo scoperto che di fatto In tutto è realtà la fatto. finalità del mondo sono le pulci. Esatto. Ok, a questo punto torniamo qui perché ora. I libri, infatti, sono pieni di numeri, pieni di elenchi, pieni di calcoli, dettagli architettonici, istruzioni molto dettagliate. Questi sono libri con cui si danno istruzioni per rituali, per le arti, per l'artigianato, per la sanità. Perché non si possono toccare i cadaveri? Perché i cadaveri si decompongono e portano malattie. Questo è dichiarato abominio. Il perché si decompongono e portano malattie l'ha aggiunto lui, non esiste né da nessuna parte nel testo né da nessuna parte nell'analisi storico-critica. Nessuno dei commentari che abbiamo visto introduce questo concetto, ma manco per sbaglio. Ops. Ma che mi stai, coglione? Perché non si tocca il letame? Questo deve essere portato fuori dal campo degli israeliti, perché il letame è vettore di patologie e il letame. No, era perché Dio poi lo vede e si offende. Questo c'era scritto. Sì, sto andando a memoria, mi confermi, te lo ricordi così anche tu? Sì, certo, era questo, sì. Sì, no, perché insomma, ciò che esce dal corpo e quindi è impuro, non puoi metterlo nello spazio sacro, lo stesso problema del resto, insomma. Deve La essere stessa per logica. motivi sanitari lontano dai centri abitativi. Tantissimi divieti, che a noi moderni sembrano strani, sono facilmente chiari una volta che li leggete in chiave medica. Si tratta di. Ecco, e qui arriviamo al problema metodologico. Primo, il cherry picking, cioè ci si concentra su alcune cose in particolare, ignorandone valanghe, valanghe, valanghe. Qui siamo stati, penso, un'abbondante ora e mezza soltanto a elencare e chiarire che sì, sono proprio ordini, sì, da prendere proprio alla lettera, sì, proprio da Dio, che di medico e sanitario non c'hanno assolutamente niente.
Anzi, se seguiti, sarebbero qualcosa di pericoloso dal punto di vista sanitario. Eh sì. Sì, no, anche perché per la maggioranza sei, cioè per ogni sbaglio rischi anche la vita, per cui non è che sei molto in buona salute. Cavolo. Oltre a questo, dal punto di vista metodologico, usando questo metodo, cioè usando concetti moderni che non c'entrano niente con quello che era l'intenzione di chi ha scritto il testo, andando a fare cherry picking spudorato di quello che fa comodo alla narrativa, facendo così tu puoi leggere qualsiasi cosa in qualsiasi cosa. Io ho fatto per esempio una live in cui ho preso Encanto, il film Disney, e ho fatto prima una lettura dimostrando che quel film è completamente strafascista, poi una lettura dimostrando che è assolutamente la cosa più comunista del mondo, e quindi poi alla fine abbiamo fatto invece, seguendo il metodo storico-critico, che cosa esce fuori. Guarda un po', E quindi col cos'è? terzo metodo esce una roba sensata e non ci si leggono li linee politiche a caso. Sì. Ora, tu mi ricordo che hai fatto proprio, o stai facendo ancora un dottorato in studi biblici, come metodologia, lì cosa ti insegnano? Sì. Allora, no, in teoria la metodologia che insegnano, almeno per quanto riguarda l'Antico Testamento, è corretta. Cioè, nel senso che appunto si imparano a distinguere i diversi tipi di i diversi tipi le parole. Diversi tipi di Generi testo? letterari, diversi tipi di distinguere tra appunto le fonti, le redazioni, la redazione finale, come fare per capire anche gli studi anche dell'archeologia, come gli studi archeologici aiutano a capire, comparatisti attraverso appunto i testi anche degli Ittiti, studiamo molto gli Ittiti, gli Ugarit e tutte queste cose qui sono veramente Ok, integrate giusto per dentro. chiarire, però quando dici generi letterari, ovviamente non stiamo intendendo i generi letterari moderni. No, non No, no. c'hai che ne so, la poesia in quanto poesia pura e semplice, non c'hai Ungaretti che ti fa Mi illumino d'immenso, No, no. c'hai. Sì, se diciamo che nei generi letterari si può chiamare, per esempio, è molto difficile trovare la categoria perché se prendo i salmi, per esempio, possiamo dire che i salmi hanno un genere letterario poetico perché è usata una certa metrica, sono usate certe figure, anche figure retoriche, e ci sono diversi tipi di analisi che sono completamente, che possono combaciare con l'analisi di testi considerati oggi profani. Perché non c'è un genere letterario sacro, non esiste. Il sacro della Bibbia è soltanto una lettura, una metalettura, di quelli che credono che sia un testo sacro. Ma se io prendo la Bibbia, ammettiamo che troviamo la Bibbia oggi, nessuno ne aveva mai parlato, l'avevamo persa, si era interrotto diciamo, il continuo spazio-temporale, ritroviamo una Bibbia per caso, la leggiamo ed è un libro di mitologia, di saghe, di romanzi. Per esempio, oggi si parla all'interno di Genesi, possiamo trovare diversi generi letterari. Abbiamo il genere letterario della saga, attraverso le saghe appunto di Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera. Abbiamo poi i romanzi, il romanzo di Giuseppe, oggi è chiamato romanzo di Giuseppe, perché di fatto è strutturato come un romanzo. Sì, quindi poi chiaramente le categorie sono un po' da stare attenti a come le si usa, però di fatto possiamo parlare di questo perché la storia di Giuseppe è effettivamente un romanzo. E poi studiamo effettivamente anche si cerca un po' di capire nell'interpretazione quale può essere lo scopo della scrittura di questo libro. E poi lì, quando entriamo nella fase un po' ermeneutica, è lì il momento più pericoloso, diciamo, in una facoltà di teologia, perché è lì che possono intervenire alcune purtroppo cattive abitudini, per cui si cerca di giustificare
anche il più onesto dei teologi, ma quando entra in una fase ermeneutica comincia a giustificarti tutto in nome di una rivelazione che però non si capisce bene. Però l'Antico Testamento, diciamo, è abbastanza preservato da questa brutta abitudine, è abbastanza fatto bene, anche per ragioni forse ovvie. Quando arriviamo nel Nuovo Testamento, lì c'è un accaporetto, cioè dire, lì siamo veramente, cioè si arriva fino a un certo punto a utilizzare anche lì queste cose qui, però poi ti ritorna di nuovo tutto il principio ermeneutico, per cui devi cercare di capire, allora la Chiesa facciamo così perché Paolo dice così, e devi dire, sì, vabbè, Paolo dice così, ma chi è Paolo? Però Paolo è la rivelazione, sì, però, e lì si cominciano un po' i grossi problemi. Ok, giusto però per evitare confusioni, quando... diciamo il genere letterario, prendiamo per esempio Esodo, in Esodo sì. Noi troviamo quella che è fondamentalmente una narrativa mitologica fondativa, certo. Ma all'interno di questa narrativa mitologica fondativa troviamo anche dei testi normativi, quindi certo. Il genere in questo esatto. Caso non lo dobbiamo vedere con gli occhi moderni di ok, ho identificato il genere del libro, quindi so no. Che qui dentro non ci sì. Trovo un altro genere completamente diverso che io moderno esatto. C'ho cioè, in testa. Bisogna capire che i libri biblici, almeno quelli del Pentateuco, non sono fatti di un solo genere letterario, ce ne sono diversi. Ed è per questo che, per esempio, prima c'era la menzione del Book of Covenant, che appunto è un libro all'interno del libro, cioè all'interno del libro dell'Esodo abbiamo un libro che è il libro del patto, che probabilmente è stato inserito all'interno della narrazione. Anche i numeri abbiamo un'enumerazione appunto di testi legislativi e poi inseriti dentro una narrazione praticamente, quella delle guerre con i diversi popoli giganti, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo veramente una formazione composita anche all'interno di questi libri. E quasi tutti, poi abbiamo libri un po' più, diciamo, a un solo genere letterario, per esempio, ma anche lì è un po' complicato, perché se prendo il libro di Samuele o il libro dei re, anche lì abbiamo diversi, perché abbiamo inserzioni di annali, per esempio, e lì possiamo dire sono come gli annali dei palazzi amministrativi tipici del Medio Oriente antico, e abbiamo quindi notizie, diciamo, come si dice, sì, quel giorno lì il tal re ha attaccato questa città, l'ha conquistata, oppure è stato sconfitto e hanno preso tutto il vasellame del tempio per portarselo via, e lì abbiamo quindi queste cose che sono fatti, diciamo, sono agenzie di stampa quasi. Mm-hmm. Mentre abbiamo poi tutta la storia di Samuele, di Davide, eccetera, e lì ritorniamo di nuovo ad un genere letterario che è più da... tra la fiaba, tra la favola e il racconto, così insomma, da questo okay. Punto di vista. Quindi, sì. No, e poi possiamo avere anche parti più, tra virgolette, storiografiche, che non vuol dire che sono storiche in senso che sono avvenute, ma che si pretende raccontare come avrebbe fatto Erodoto, come avrebbe fatto altri tipi di storici, si vorrebbe raccontare come i fatti si sono svolti. Allora lì l'intenzione è storiografica, poi anche lì bisogna effettivamente andare a vedere come cambia. Con Esodo è un po' complicato sapere se è un storiografico oppure se è completamente mitologico. Sì. Ok, a questo punto direi cerchiamo di fare, se per te va bene, un ultimo 10-15 sì. Minuti con gli ultimi due spezzoni sulla certo. Matrice sanitaria. Sì, certo. Di popolazioni dell'età del bronzo, che ci davano alcune norme di base per la sopravvivenza in un'epoca senza preservativi, senza medicina avanzata, senza anestesia, senza antibiotici e dove un taglio ti poteva uccidere. Per questo la Bibbia è così severa sul cosa tocchi, sul dove infili i tuoi genitali, sulle politiche matrimoniali, anche per evitare promiscuità sessuale e conseguenti gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. Per questo la... Ecco, questa cosa delle malattie sessualmente trasmissibili, di nuovo, tutte queste preoccupazioni sono preoccupazioni moderne che vengono lette, vengono forzate sul testo, non ce le si trova dentro. In particolare c'è questo evento che trovo molto significativo in Numeri 25, sì. Allora,
numeri 25, qui obbligatorio. È una Bibbia cattolica, non è la nuova Diodati, non è la nuova Riveduta, è una CEI. Ed è una CEI della ultimissima traduzione, il top di gamma. Ok, quindi abbiamo capitolo 25 di Numeri. Israele si stabilì a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo a sacrifici offerti ai loro dei. Il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele aderì a Baal Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e fa appendere al palo costoro e davanti al Signore in faccia al sole e si allontanerà l'ira ardente del Signore da Israele. Mosè disse ai giudici di Israele: ognuno di voi uccida dei suoi uomini coloro che hanno aderito a Baal Peor. Uno degli israeliti venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità degli israeliti, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda del convegno. Vedendo ciò, Finees, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, si alzò in mezzo alla comunità, prese in mano una lancia, seguì quell'uomo di Israele nell'alcova e li trafisse tutti e due, l'uomo di Israele e la donna nel basso ventre, e il flagello s'allontanò dagli israeliti. Quelli che morirono per il flagello furono 24.000. Ora, primo... diciamo prima che cosa, i numeri... Sì, scusa. Prima cosa da commentare... Quindi l'Antico Testamento è più violento? Grazie al cazzo che lo è! Ma... dopo questo, allora, qual è questo flagello di cui si sta parlando qui dentro? Qual è questa collera che si deve calmare? Stiamo parlando di una epidemia. Un'epidemia, sì. Di una piaga che affligge un flagello che sta sugli israeliti. Esatto. Ora, come viene messo fine alla cosa? Non con procedure di profilassi, certo, con trattamenti medici. No, a un certo punto un israelita conduce ai suoi fratelli una donna madianita e vengono trafitti insieme nell'alcova, quindi durante l'atto vengono eliminati. Questo è quello che pone fine al flagello. Non funzionano così le malattie. E quello che è ancora più, diciamo, grave nell'interpretazione è che questi episodi, diciamo, sono narrati proprio per mostrare come la legge applica, come si fa per applicare la legge praticamente. Io sono esempi, è come se tu dicessi: vabbè, è proibito rubare, poi racconti la storia di quello che ruba, che viene ammazzato, e quindi tutto ritorna nell'ordine. E quindi fatto è per spiegare l'importanza di seguire alla lettera questi testi in cui tu eviti di... Per cui un flagello arriva, cioè la malattia arriva proprio perché c'è stata una distorsione, diciamo, dell'ordine divino, è stato un miscuglio che non doveva avvenire perché tu stai cercando di creare un'identità forte del popolo ebraico intorno al tuo Dio, intorno al tuo Tempio, intorno ai tuoi rituali, tu vai, ti fai le madianiti e quindi ti fai anche gli dei delle madianiti e non va bene, quindi c'hai un flagello, cioè questa conseguenza cosmica per cui perdi sicurezza, perdi il welfare in qualche maniera, e quindi devi ristabilire il welfare ammazzando queste persone e quindi togliendole. E tutto questo è in un concetto appunto di ah, vedete cosa è successo, perché non hanno, quindi voi state attenti che se fate la stessa cosa succede la stessa cosa, è questo. E infatti subito dopo è propaganda. Leggiamo: il Signore parlò a Mosè: Finees, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aaron, ha allontanato la mia collera dagli israeliti, mostrando la mia gelosia in mezzo a loro, e io nella mia gelosia non ho sterminato gli israeliti, perciò digli che io stabilisco con lui la mia alleanza di pace
Essa sarà per lui e per la sua discendenza dopo di lui un'alleanza di perenne sacerdozio, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha compiuto il rito espiatorio per gli israeliti. Rito espiatorio che, ricordiamo, era letteralmente ammazzare due con una sola lancia, infilzandoli entrambi al basso ventre mentre erano nell'alcova. Più espliciti di così si muore. Letteralmente. Tra l'altro, la cosa poi prosegue con: il signore parlò a Mosè e disse: trattate i madianiti da nemici e uccideteli. Così, certo. Giusto perché sempre sanitario. Esatto. E questo di fatto è tutta propaganda, praticamente, che cercava di far capire che non bisognava mescolarsi con gli altri culti, con le altre cose, perché sennò era un problema. Ed è l'idea, ed è la logica della gelosia divina. Per cui quello che ti capita è voluto perché hai tradito Dio. E una delle spiegazioni, diciamo, di questo, è, che è abbastanza interessante, è che dai testi antichi del Medio Oriente si evince che quando un popolo ti sconfiggeva, praticamente, beh, di fatto era il Dio di quel popolo che vinceva sul tuo Dio. Per cui loro arrivavano, spogliavano il tempio delle suppellette, di sacre di quel Dio lì, e li portavano a casa, e quindi il Dio di fatto aveva sconfitto il Dio nazionale. E cioè, abbiamo la stele di Mesha, per esempio, a Parigi, che racconta proprio questo punto di vista lì, ed è anche la sola menzione extrabiblica del Dio Yahweh, con il nome proprio Yahweh scritto, e che parla appunto del fatto che il dio Moab arriva a Gerusalemme, prende, sconfigge Yahweh e gli porta via i piatti, praticamente i piatti sacri e tutto. E quindi per gli israeliti, quando sono stati sconfitti e portati in esilio, c'è stata una sorta di cortocircuito. Per cui sono detti: cazzo, il nostro Dio, che era così figo e così bravo, come Giosia ce l'aveva detto, no, appunto, era tutto l'inizio dello yavismo, praticamente, e lì è stato sconfitto. Che schifo di Dio è. E invece di buttarlo via, sono detti: però è colpa nostra, abbiamo rotto il patto. E da lì è partita tutta questo filone yavista, che è diventato molto molto esclusivista e che ha dato origine a questo tipo di narrative, di leggi, eccetera. Che non è il solo filone, perché ce n'erano altri che avevano altre proposte, diciamo, per passare all'Ampass, che erano più universaliste, quindi dall'idea che il Dio, c'era un Dio universale in qualche maniera, quindi lì un primo abbozzo di monoteismo, tipo quello di Akhenaton in Egitto, oppure quello che c'era con Ahura Mazda in Babilonia, per cui hanno preso su altri tipi di modelli e che hanno dato altri tipi di storie che ci sono anche all'interno della Bibbia. Ok, a questo punto direi continuiamo con l'ultimo spezzone. La Bibbia vieta certi cibi. Erano o cibi difficili da conservare nel deserto, oppure cibi ricchi di batteri che causavano spesso infezioni o problemi di stomaco. Diversi analisti... Come abbiamo visto, non c'è affatto una logica del genere, ma continuiamo. Hanno confermato che i divieti biblici hanno tutti quanti una qualche ragione funzionale sanitaria di base. Infine... Fonte, diversi analisti, chi? Probabilmente alcuni evangelici americani, perché lì ho trovato delle cose veramente assurde, così, vengono sicuramente da lì, da quella parte lì. Cioè, io ho provato a cercare delle analisi effettivamente fatte in materia di quali di questi cibi potessero avere una qualche funzione sanitaria. L'unica cosa che sono riuscito a trovare è stata una tesi di laurea, un compitino del terzo anno di uno studente di Harvard, scusate, non una tesi, che fondamentalmente gli dà torto. Ora, non so se riesce a caricare... Non ha caricato, il server ha dato errore, harvard.edu mi ha detto no. Va bene, bello quando succede in diretta. Vabbè che non volevo fare nient'altro che dire sì, questa è l'unica cosa che ho trovato. La metterò comunque... Ha fatto un'analisi di tutti di questi cibi per vedere un po' quali erano le caratteristiche. Lì viene analizzato la legge biblica sulla regolamentazione dei cibi, quali effetti avesse, però per l'appunto
C'è un errore 502, il server di harvard.edu deve essere giù in questo momento. Quando si dice la fortuna. In ogni caso, la questione era praticamente non c'è niente in materia, quindi non so quali dovrebbero essere questi an degli analisti. In compenso, quello che troviamo nella Bibbia sono istruzioni che sono, dal punto di vista sanitario, assolutamente atroci. Specificamente voglio citare Levitico 14, che su questa questione è il mio Sei su esempio numeri, sei su preferito. numeri. Giusto, grazie. Dicevo, su questa questione è il mio esempio preferito. Sempre il Signore che parla a Mosè disse. E qui andiamo a leggere. Questa legge che si riferisce al lebbroso per il giorno della sua purificazione egli sarà condotto al sacerdote. Il sacerdote uscirà dal campamento e lo esaminerà. Se riscontrerà che la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso, ordinerà che si prendano per la persona da purificare due uccelli vivi puri di legno di cedro, parno scarlatto e isoppo. Il sacerdote ordinerà di immolare uno degli uccelli in un vaso di terracotta con acqua corrente, poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, il panno scarlatto e l'isoppo e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue d'uccello sgozzato sopra l'acqua corrente. Ne aspergerà 7 volte colui che deve essere purificato dalla lepra. Lo dichiarerà puro e lo lascerà andare libero per i campi, e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Quindi abbiamo il primo uccello che viene sgozzato in un bacino insieme a dell'acqua e non solo si spruzza esplicitamente con il sangue di questo uccello, il non più lebbroso, ma poi si lascia andare via questo uccello intinto nel sangue in modo che svolazzando spruzzi ovunque questo sangue di piccione. Colui che è purificato si laverà le vesti, si darà tutti i peli, si laverà nell'acqua e sarà puro. Dopo questo potrà entrare nell'accampamento, ma per 7 giorni resterà fuori dalla sua tenda. Il settimo giorno si raderà tutti i peli, il capo, la barba, le ciglia, insomma tutti i peli, si laverà le vesti e si bagnerà il corpo nell'acqua, sarà puro. Tra l'altro questo le ciglia, che senso può avere? Non ne ho idea. L'ottavo giorno prenderà due agnelli senza difetto, un'agnella senza difetto, 3 decimi di efa di fior di farina impastata con olio come oblazione e un log di olio. Il sacerdote che compie il rito di purificazione presenterà l'uomo che si purifica e le cose suddette davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote prenderà uno degli agnelli, lo presenterà come sacrificio di riparazione con il log d'olio, gli offrirà il rito di riparazione davanti al Signore, poi scannerà l'agnello nel luogo dove si scanna la vittima per il peccato dell'olocausto, cioè nel luogo santo. Come il sacrificio per il peccato, anche quello di riparazione spetta al sacerdote, è cosa santissima. E il sacerdote prenderà il sangue della vittima per il sacrificio di riparazione e lo metterà sul lobo dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della mano destra e sull'alluce del piede destro. Quindi, di nuovo, spalmiamo di sangue questo ex lebbroso che aveva il sistema immunitario che aveva proprio bisogno di fare un altro po' di esercizio e quindi vai, due infezioni da due diversi tipi di animale. Non sia mai che quello era diventato resistente a qualsiasi cosa ci fosse nell'uccello, adesso ci riproviamo con l'agnello. Poi vari intingimenti con l'olio questa volta. L'olio poi viene messo di nuovo in vari punti purificando. E questo dovrebbe essere tutto finalmente. Sì, no, effettivamente. Ah, poi scusate, c'è anche la parte con prendere due tortore o due colombi secondo i suoi mezzi, uno per il peccato e l'altro per l'olocausto. C'è la versione economica per chi non si può permettere un agnello. Giustamente l'agnello può essere una cosa da ricco. C'è un riferimento anche questo nel Nuovo Testamento. E qui di nuovo spruzzamenti con tortore, colombi.
sempre sul povero ex lebbroso. Ecco qua, ce lo siamo guardato tutto. Ora, sono le 6:30, direi di fermarci qui, non ci andiamo a vedere anche il JPS Torah, Leviticus in questo caso, che cosa, come ci commenta la questione, però fondamentalmente anche qui non c'è niente di metaforico, sta letteralmente dicendo di spruzzicchiare sangue di piccione. Sì. No, è l'aspersione, le libazioni col sangue o col vino, dipende poi dal tipo di sacrificio, erano cose veramente praticate, cioè, sappiamo che abbiamo trovato anche le tracce di sangue nei diversi scavi archeologici anche in Israele e tutto, per cui è veramente, cioè, sono cose, compivano i riti come spiegati qui praticamente, tutte, anche i riti di purificazione con l'acqua corrente, sono i bacini, cioè abbiamo tutto che attesta che questo tipo di rituali erano praticati praticamente letteralmente, che poi è abbastanza, sono analoghi ad altri tipi di rituali anche in altri paesi, insomma. Sì, no, chiaramente è un problema veramente metodologico da parte di Morte Bianca, ma anche di cazzate sparate senza nemmeno verificare un attimo velocemente quello che dice, cioè è una cosa, è abbastanza pazzesco di usare un tale metodo, che è apologetica, stupida tra l'altro. In qualsiasi momento Morte Bianca potrebbe tirare fuori questi numerosi analisti che secondo lui hanno confermato che i diviti biblici hanno tutti quanti dal primo all'ultimo qualche funzione sanitaria di base, lì potremo vedere le loro analisi e rimanere senza parole per esserci persi tutta questa scienza medica che a quanto pare lui ha visto, l'oscuro teologo ha visto, certo. Ma hanno evitato accuratamente di condividere con noi, certo. E potrebbe tutto blastare perché... esatto, tutto questo perché venendo da Dio, di fatto, beh, Dio sapeva bene come fare per proteggere il suo popolo, no? Noi potremmo essere blastati proprio così se per caso ci dà informazioni che dice di avere già, non deve neanche fare una ricerca in più. No, perché ha letto tutti questi grandi, com'è che li ha chiamati, specialisti, analisti? Così. Analisti, dice, analisti, diversi, certo. Analisti. Sì, certo. Cioè più di uno, plurimi, e su tutti quanti i divieti biblici, dal primo all'ultimo. Quindi questo deve includere anche quello di non vendere la terra in maniera permanente. Sono proprio molto curioso di sapere la funzione sanitaria di base di questo tipo di regola economica. Sì, no, effettivamente anche sugli schiavi, cioè voglio dire, sono utili comunque gli schiavi da un punto di vista medico. Sì. Come facciamo ad avere una medicina funzionante in questo paese senza seguire queste funzioni sanitarie di base? No, che magari in Italia andrebbe anche meglio, magari, se si segue. Ma anche in Svezia. Ok. Sì, no, è abbastanza divertente come video, diciamo. Poi non so se hai in mente anche che arriviamo un giorno alle cazzate sulla rivelazione progressiva, oppure... Ma non mi ricordo se in questo video specificamente c'erano. Sì, è in questo, credo, in cui a un certo punto dice, fa la piccola scenetta su Dio che dovrebbe dire i quanti... Sì, è vero, hai ragione, c'è. No, impressionante, sì. Sì. Sì, perché la sua idea è questa, cioè che pian pianino Dio prende cura del suo popolo, non poteva farlo dicendogli guarda crea la penicillina che facciamo anche prima, magari, però no, perché l'altro poverino come faceva a creare la penicillina che non sapeva, e così pian pianino... Scusa, serviva la muffa, secondo te avevano la muffa a quell'epoca? No, come fanno la muffa all'epoca? Sì, che poi bastava che dicesse loro guarda prendete la muffa, fate un po' di penicillina e siete a posto. E si risparmiavano un po' di casini, tipo sgozzare agnelli per purificare le brosa. Sensiocentricamente, però, ricordiamocelo. Come? Sensiocentricamente, però, mi raccomando. Esatto. Ma che mi stai, coglione?
Vabbè, a questo punto io ringrazio tutti per essere stati 2 ore e mezza a sorbirsi il nostro commentario. Ringrazio te per aver partecipato non solo alla ricerca, ma anche in questa live. Non è stata esattamente una cosa che richiedeva poche energie, ecco, mettiamola così. Sì, comunque, grazie mille perché per me è un piacere di rendere, sì, di fare fact-checking praticamente, contrarre un po' questi tipi di uscite veramente orribili sulla Bibbia, poracci. Vai. Quindi grazie mille veramente dell'invito e per me è una bella cosa poter contribuire a una migliore conoscenza delle cose e riflessione anche su come la religione purtroppo ci rovina il quotidiano. Ok, sempre un piacere averti qui. Ora, saluti di fine live. Allora, io chiedo scusa a Padre Kain che sta in live già da un'ora, ma a tutti quanti raggiungiamolo almeno per l'ultima mezz'ora, così almeno ci si fa un altro po' di risate, questa Appunto. volta con roba molto cringe che di solito ci fa vedere. Oltre questo, i contatti li vedete tutti qui sopra. Sono di nuovo un po' in ritardo con la risposta all'email, ma prima o poi ci arrivo. Sono riuscito a recuperare una volta, ce la farò due. La community Discord già linkata in descrizione, per qualsiasi cosa mi trovate più facilmente lì. E Illuminismo 3.0.eu, un paio di settimane fa è uscito l'ultimo contributo esclusivo lì sopra, che è una delle prove di inesistenza di Dio, specificamente questa volta toccava al nascondino divino. Tra l'altro mi sono deciso finalmente a creare un indice, quindi adesso le trovate, l'indice lo trovate linkato in tutti gli articoli della serie, e dall'indice potete vedervi tutte le prove una dietro l'altra. Ci ho aggiunto giusto per contesto anche l'onore della prova e difendere la tua mente, che danno, diciamo, il contesto epistemologico di base. Ok, detto tutto questo, io di nuovo ringrazio per la pazienza e per la presenza e, come sempre, riaccendiamo assieme il lume della ragione. Ci si vede da Kain, ciao! Grazie. Ho paura del buio, perché lo conosco, e ci sono già perso, pietricato di un bosco. Ho paura del buio, il vostro. Ho paura di voi, del vostro comportamento, uno schiavismo autoinflitto. Io non sono parte di un progetto, sarebbe solo nichilismo. So che merito di meglio, io sicuramente esisto. Io boicotto e manifesto, oggi sono un attivismo. Sono un padre, fautore, lumiere della ragione. Tocco l'universo e sento la complessità. Oggi sono in grado di capirla e ammettere che l'ordine può nascere dal caso. È il primo passo e riportiamo al centro l'uomo. Non predestinati ma imperfetti, frutti degli eventi e chimici innamoramenti. Gli aghi che si nascondono in un uomo di paglia si trovano meglio se lo bruci con la torcia. Il fuoco di vampa mi bagna la faccia e voi mi insegnate la luce e speranza. E anche ragione è fatta di scienza e non vivo più senza. Spero che venite ad arrestare la loro crisi mistica.
paura del buio, perché lo conosco. Mi ci sono già perso, pitricato di un bosco. Ho paura del buio, il vostro. Ho paura di voi, del vostro comportamento. Uno schiavismo autoinflitto. Io non sono parte di un progetto, sarebbe solo nichilismo. So che merito di meglio, io sicuramente esisto. Io boicotto e manifesto, oggi sono un attivismo. Sono un father, fautore, lumiere, la ragione. Tocco l'universo e sento la complessità. Capirla e ammettere che l'ordine può nascere dal caso è il primo passo e riportiamo al centro l'uomo, non predestinati ma imperfetti, frutti degli eventi e chimici innamoramenti. Gli aghi che si nascondono in un uomo di paglia si trovano meglio se lo bruci con la torcia. Il fuoco di vampa mi bagna la faccia e voi mi insegnate la luce e speranza, e anche ragione è fatta di scienza e non vivo più senza. Il buio, perché lo conosco. Mi ci sono già perso, pitricato di un bosco. Ho paura del buio, il vostro. Ho paura di voi, del vostro comportamento. Uno schiavismo autoinflitto. Io non sono parte di un